Signori, diamo inizio ai lavori. C'è un orologio da mettere qui per il nostro quarto d'ora di intervento? Eh? Un orologio per riprendere i tempi? No. Allora, buongiorno a tutti, diamo inizio al convegno La strada alla vita per una nuova cultura della strada, il primo passo per la creazione del movimento appunto strada alla vita. E poi la mia collega coordinatrice Clelia Formiconi sarà più esplicita, diciamo, spiegherà meglio, perché è qualcosa, è un progetto che coltiva da tanto tempo, da tanti anni, e quindi sarà in grado di spiegarlo meglio. Io, come prima cosa, vorrei dare lettura di due messaggi che sono arrivati di persone che avrebbero voluto partecipare, che però non sono potute venire. Allora, il primo messaggio è della Lara Comi, che è un europarlamentare. Lo leggo, tanto non è molto lungo. Cari amici e amiche, purtroppo, come sapete, oggi non posso essere con voi in occasione di questo che considero un evento di grandissima rilevanza. Un evento che vede la partecipazione delle più autorevoli associazioni impegnate sul tema della sicurezza stradale. Rivolgo il mio saluto alla IFVS, l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, e a tutti gli altri sodalizi competenti in materia e presenti oggi per dare il loro contributo di idee e di solidarietà. Questa solidarietà viene tradotta in progetti concreti a tutela della vita, soprattutto dei giovani, che sono la fascia più numerosa tra quelle colpite dalla piaga degli incidenti stradali. Leggo sul vostro sito che ogni anno in Italia scompare un paese di 5.000 persone, tante sono le vittime delle strade italiane. I feriti sono 300.000 ed oltre 20.000 i disabili gravi. Una strage incredibile che voi volete fermare, rincuorati in questo compito dalle raccomandazioni del Parlamento europeo, del quale mi onoro di far parte, che ha chiesto al nostro Paese di ridurre del 40% in 10 anni questi numeri tragici. È necessario agire sul fronte culturale, a partire dalla prevenzione e dall'informazione, ma anche introdurre norme moderne ed adeguate ai tempi che viviamo. Occorre una svolta decisa, è una battaglia di civiltà per affermare, come voi ci insegnate, il diritto alla vita e alla giustizia. Saluto le autorità presenti e in particolare il dottor Roberto Sgalla, perché era appunto prevista la sua presenza. Anche se non in veste ufficiale, comunque qui abbiamo presente nel pubblico, poi se vuole intervenire potrà farlo quando e come vorrà. Abbiamo il dottor Damiano Piga della Polizia Stradale di Roma, insomma della Polizia Stradale. E quindi dicevo che saluto, continua il messaggio dell'onorevole Lara Comi, saluto le autorità presenti e in particolare il dottor Roberto Sgalla, capo della Polizia, in prima linea nella collaborazione con le associazioni per riuscire a garantire una maggiore sicurezza e tutela dagli incidenti stradali. Di nuovo grazie a tutti voi per il vostro impegno generoso e competente. Un abbraccio. E poi leggo un messaggio della Antonietta Santavenere. L'Antonietta Santavenere, che dice, che è indirizzato al nostro amico Giancarlo Piermartiri. Ciao Giancarlo, questo è il mio in bocca al lupo per domani. La CISL è da sempre impegnata in temi all'avanguardia sulla prevenzione e discriminazione di ogni forma di diritto. Ci sente vicina Clelia Formiconi.
coordinatrice del movimento Strada alla Vita, il movimento che ha finalità di fermare la strage stradale ed è formata da associazioni di vittime della strada. L'espressione latina in itinere, tradotta letteralmente, significa durante il percorso. Con questo termine si indica tutto ciò che avviene durante un percorso, sia in senso figurato che reale. Il 54% delle morti sul lavoro è causato da incidenti stradali. L'INAIL commenta sul proprio sito istituzionale i dati diffusi dalla Commissione dell'Unione Europea in materia di sicurezza stradale, che segnalano un calo dell'8% dei casi, ma ciò non è ancora abbastanza. Tanta strada c'è da fare per la tutela dei lavoratori, che tutti i giorni si trovano ad affrontare il tragitto casa-lavoro e viceversa. Per la Segreteria regionale dell'Abruzzo, della CISL, dell'Abruzzo e del Molise, Antonietta Santavenere. Diciamo che l'intervento dell'onorevole Comi ci fa entrare nell'argomento, perché il punto di riferimento principale, o perlomeno uno dei punti di riferimento principali del nostro movimento, è appunto le direttive, le raccomandazioni della comunità europea, che nel decennio scorso aveva elaborato appunto il terzo piano d'azione, e era stato posto come obiettivo quello il dimezzamento delle vittime, dei morti per incidente stradale. Successivamente c'è stata un'altra, un aggiornamento di questo piano, in cui dice la commissione dice che forse era ambizioso questo traguardo, che comunque l'Unione Europea non deve smettere di perseguire questo obiettivo. Anzi, oltre a individuare il concetto, che è abbastanza semplice, quello appunto di morti sulla strada, stanno elaborando quello di feriti gravi come categoria, come concetto, per poi, sia per individuare il numero di feriti gravi che ci sono in Europa, sia per lanciare una campagna specifica proprio per ridurli, perché non lo dimentichiamo che dal punto di vista sociale, economico e così via, quello dei feriti gravi è un problema grosso quanto quello dei decessi, quindi va affrontato. La Commissione individua in quest'ultimo documento del 2011 gli obiettivi e gli strumenti che devono essere messi in atto, e al primo posto c'è proprio quello di cambiare la cultura. Cioè, perché non ci si può limitare semplicemente a pensare all'educazione stradale nel senso classico di fare lezione di educazione civica, di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado. Quello è senz'altro necessario, ma non è assolutamente sufficiente, perché dobbiamo agire e dobbiamo operare nei confronti degli adulti, di quelli che sono patentati, di quelli che solo per il fatto che più o meno fortunosamente gli è stata data la patente, magari qualche decennio fa, credono di conoscere il codice della strada e di essere anche dei bravi conducenti. A un convegno della settimana scorsa, no? Alfredo, eravamo presenti, che sono stati riferiti i dati era un sondaggio per vedere come gli italiani vedono se stessi, e naturalmente, oltre ad essere tutti tecnici della nazionale, bravissimi, sono tutti bravi conducenti, e magari quelli indisciplinati sono gli altri. Quindi noi riteniamo che l'educazione degli adulti sia importantissima.
e quindi il progetto sarà in questa direzione. Quindi si rivolgerà il progetto alle scuole guida. Noi pensiamo per esempio che le scuole guida debbano avere degli psicologi per poter valutare insomma sia i comportamenti di chi si candida ad avere la patente, perché il concetto di fondo che deve passare è che la patente non è un diritto o qualcosa che debba essere dato per forza, è un diritto inalienabile, no, è un regalo, se mi si passa il termine, che lo Stato dà ai cittadini dicendo sì, guarda, tu effettivamente potresti essere in grado di non essere pericoloso sulla strada, però ecco, dobbiamo metterci in condizione di esserne sicuri. Infatti è stato molto bello un convegno che c'è stato qualche mese fa alla scuola della polizia stradale qui a Roma, che appunto si intitolava L'automobile come arma, perché questo è l'automobile è un'arma molto più potente, anche perché è più facile centrare la vittima che non con una rivoltella, insomma. Quindi vabbè, poi ci stanno altre raccomandazioni che appunto la comunità europea fa a tutti quanti i paesi membri, che riguardano per esempio ecco, la necessità di finanziare soltanto le infrastrutture che sono veramente adeguate, insomma, non di darle così indiscriminatamente senza criterio. E vabbè, e quindi non so quanti minuti sono già che parlo. Va bene, no, penso che è inutile, perché credo che qualunque cosa io possa dire poi verrà ripetuta meglio di me da Clelia, quindi direi che posso abbassare il mio intervento, ok? Intanto ringrazio tutti i partecipanti, e anche se pochi, la cosa mi ricorda che dietro ci sono associazioni e ci sono gruppi, e soprattutto c'è la motivazione e la determinazione di arrivare a un obiettivo, che è quello reale di fare prevenzione e cultura della strada in Italia. Cominciamo da un primo punto. I dati sulle vittime della strada, i dati sui feriti. L'Istat, quando ci dice che siamo scesi, ed è vero, che siamo passati a circa 4.000 vittime e 280.000 feriti l'anno, non tiene conto però delle vittime dopo i 30 giorni. Poi noi guardiamo che cioè la polizia stradale, ci sono i carabinieri, ci sono i vigili urbani, e anche loro fanno i loro conti. Ma basta andare negli ospedali e leggere tutti i giorni la cronaca per rendersi conto che quei dati sono sottovalutati, volutamente sottovalutati. I costi sociali della perdita di una vita umana e dei feriti sono pari a circa il 2,5% del PIL in Italia. Nel mondo variano dall'1 al 3%, cioè il problema della strada è un problema di una guerra sottotaciuta, sottovalutata e sempre presente. Come mai? Perché dietro c'è la legge del profitto, anche un po' stupida, perché così come negli ultimi anni si sono cambiate le linee di sviluppo ambientali a protezione dell'ambiente, e si parla di sviluppo sostenibile, si parla di energie alternative. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, a parte delle nicchie come siamo noi, il problema non emerge, e quindi
la lotta e la battaglia è dura, è difficile ed è complicata. Io ho un'esperienza ventennale di attività di prevenzione agli incidenti stradali, un'attività che non avrei mai pensato di fare nella mia vita, perché io ero felice e contenta di fare l'insegnante di lettere a Pisa con i miei studenti, ci stavo benissimo, ho appreso tanto da loro ascoltandoli, e questo è anche un modo per cui mi sento sempre una persona curiosa, giovane, stimolata, proprio perché la mia attività si è basata sull'ascolto dei giovani. A volte magari abbiamo fatto un pochino meno Dante e abbiamo parlato più di qualche problema sociale, ma non dandogli le soluzioni, dando gli strumenti per la conoscenza dei problemi, perché i giovani, se gli si danno gli strumenti, gli si dà stima e fiducia, danno una risposta altissima. Quando io sento parlare dei giovani come una massa amorfa, acritica, poiché sono tutti mezzi drogati, non è vero niente. Ci sono dei problemi dell'adolescenza che vanno risolti laddove purtroppo la famiglia non c'è, ma il giovane è una pianta che, se bene annaffiata, cresce e cresce bene. E quindi non avevo nessuna intenzione di cambiare lavoro, né tantomeno da ammalarmi di depressione. Poi c'è quell'attimo che ti cambia la vita, c'è quella famosa telefonata, e io ho perso il figlio di mia sorella, mio nipote Pierpaolo, 22 anni fa, e ho voluto oggi questa celebrazione del movimento, perché in questo modo Pierpaolo avrà 22 anni per sempre, insieme a tutti gli amici che ha trovato e che l'hanno raggiunti lassù, perché io credo anche a uno scambio di energie. E posso dire che ho visto morire dal 1992 ad oggi, da quando ho perso mio nipote, circa 200.000 persone in Italia. Di queste 200.000 persone, la maggior parte sono giovani dai 14 ai 35 anni. Dal 2002 faccio parte di un'associazione di familiari e di vittime della strada, ho seguito, ho appreso, e per mia competenza mi sono occupata solo ed esclusivamente delle attività di prevenzione e di formazione. Ho fatto dei percorsi formativi per gli istruttori e gli insegnanti di scuola guida, e anche sul mio territorio, che è Grosseto, con la polizia stradale, con i vigili urbani, per tecniche di comunicazione dove, di fronte al giovane, e devo dire, io ho sempre avuto ottimi rapporti con le forze dell'ordine, che mi hanno sempre ascoltata, mi hanno aperto, insomma, l'ascolto è incredibile, perché ricordiamoci che sono loro i primi a intervenire sugli incidenti e sono loro che portano le notizie ai familiari. Un comandante di Grosseto disse una frase che mi è rimasta impressa sulla, lo metto tra virgolette, stupidità dei genitori altri. Cioè, chiamo genitori altri quelli che hanno i figli a casa e che magari sono agitati il sabato sera, non dormono, aspettano che ritorni. Allora, a volte li coprono in maniera così sciocca che fanno anche arrabbiare. E questo comandante mi diceva: io dico loro, meglio avere a casa un figlio senza patente che avere la patente senza un figlio. Cioè, una frase che a me è rimasta impressa. E in tutti questi anni di attività esclusiva in un'associazione di familiari e vittime della strada, il soggetto che ci ha lasciato sempre soli sono proprio i genitori altri. Io non uso, da tempo non uso più, noi abbiamo degli striscioni con le foto dei nostri ragazzi. Visti gli sguardi, tra il
passionevoli, ma anche lo scaramantico non li faccio più vedere, perché a mio avviso era una mancanza di rispetto nei confronti dei nostri ragazzi. Io credo che ci sia una sorta di superstizione subdola e strisciante, insomma, cioè il problema dell'incidente è un problema che riguarda sempre qualcun altro e si basa sul caso fortuito. Proprio la parola, io spesso parlando con i giornalisti dicevo: non usiamo la parola incidente, perché se noi usiamo la parola incidente in un cambiamento, perché se noi vogliamo partire da un cambiamento culturale dobbiamo partire dalle parole. Perché spesso vedete scrivono rumeno, albanese, e non è che scrivono l'italiano che ammazza. Cioè, quando succede un incidente non succede al rumeno, all'albanese, succede all'individuo che in quel momento commette un atto criminale, altrimenti viene usato anche l'incidente per questa forma di razzismo che in questo periodo è anche piuttosto sentito per altri problemi sociali che l'Italia ha. Ma il problema dell'incidente è un problema che riguarda tutti e che nessuno ha scritto due parole per la famiglia di quei ragazzi indiani, di cui su tre fratelli un italiano ne ha ammazzati due. Quindi l'incidente è democratico e antirazzista da questo punto di vista. Bisogna appunto fare una rivoluzione anche della parola nella comunicazione. L'incidente non va bene perché è casuale, quindi cominciamo a usare assassini, cominciamo assassini stradali, suicidi stradali, siamo provocatori per favore, perché così la persona dice: però può succedere anche a me. E dal punto di vista della stampa, che è veramente il quarto potere, noi che cosa troviamo nella stampa? La cronaca molto ridotta, sempre di più, dell'incidente stradale. Quindi la sottovalutazione delle vittime avviene sin dal momento che perdono la vita sulla strada. Se noi le confrontiamo con le morti bianche, vediamo che contro i 4.000 ce ne avremo 50 di vittime in un anno. Come morti bianche abbiamo pagine di giornali, i sindacati che partecipano, giustamente, non è che sono contraria, però mi risento della sottovalutazione della notizia delle vittime della strada. 10 vittime al giorno, a volte un po' di meno, a volte un po' di più, vengono presentate sempre con lo stesso linguaggio piatto della cronaca. Non c'è mai un dopo, non c'è la stampa nei tribunali dopo 2 anni dall'incidente, non c'è l'intervista alla mamma, non sul caso umano, non sul figlio, ma sui suoi sentimenti dopo l'incidente. E questo è vergognoso, perché il dolore è qualcosa di personale. Il dolore non deve andare alle luci della ribalta, rimane in famiglia, rimane tra gli amici, ma il problema è sociale. C'è una manipolazione della notizia da parte della stampa incredibile. Osservate e vedete negli anni come trattano i familiari delle vittime della strada, i casi umani, perché quelli fanno audience. A nessuno interessa la sofferenza sociale della famiglia, l'isolamento, i problemi che ha la famiglia. Quindi io sono partita da ribaltare il problema, cioè il dolore è nostro, il problema è sociale, è di tutti, e se ci sono queste vittime la colpa non è certo dei familiari. Ci sono responsabilità condivise fortissime, striscianti, che fanno un muro di gomma alle nostre richieste. Allora, perché il movimento è nato? Perché essere parte di una nicchia di familiari e vittime della strada vuol dire avere l'abbraccio, avere la solidarietà, avere l'ascolto, qualche tentativo di manipolazione, ma essere ghettizzati. Tanto loro hanno perso lì, chiedono questo perché
hanno un grosso problema, no? Il problema è culturale e sociale. Allora la rete non solo di familiari e di vittime della strada, ma una rete culturale e sociale che porta avanti lo stesso discorso per livelli anche diversi, perché io posso usare la cultura per fare una rappresentazione teatrale, perché sappiamo che tutto ciò che fa cultura fa modo di destrutturare alcuni pregiudizi, però bisogna insistere. Però intanto noi ci abbiamo da sistemare il problema con la stampa, poi c'è tutto il problema politico ed è gravissimo. Cioè, se la politica è suddita dei poteri forti e i poteri forti sono quelli regolati dalla legge del profitto, che è quello di non dire che sulle strade si muore, è quello di non dire che le vittime sono aumentate e non diminuite. Cioè, come sono aumentate? Sì, perché con la crisi il traffico è diminuito di una notevole percentuale. Allora, se sono aumentate le vittime deboli, quindi vuol dire la competizione, l'aggressività che si stimola prendendo un mezzo, perché c'è questo problema dell'aggressività, è aumentata. Come in tutti i momenti di crisi, i momenti di incertezza, di insicurezza, l'aggressività può essere una risposta. Allora, per come mai io ho dei dati sottovalutati? Perché cosa succede se la persona, l'uomo della strada, si rende conto che la pericolosità non è solo per alcuni sfortunati, ma è per tutti, che comincia a pensare a una mobilità alternativa, comincia a dire qua c'è da fare qualche cosa. Se uno non se ne rende conto, continua a rivedere la macchina come lo status symbol, adesso ci sono i SUV, continua a spendere per le macchine, magari si vede il genitore che con potenzialità economiche al 18enne appena patentato gli dà una macchina fuori dalla dimensione della sua potenzialità, e quindi anche lì gli adulti sono degli irresponsabili. Quindi noi come movimento dobbiamo fare un percorso difficile in salita, perché ci negano il problema. Allora, perché io ho detto, invece di partire dalla progettazione nazionale o locale, parto da una progettazione europea? Perché mi voglio coprire le spalle. Cioè, andiamo a vedere in Europa che cosa ci dicono prima che facciano la multa. Il problema in Italia esiste e ci dicono, guardate, alcune cose nel primo decennio 2001-2011 è stato fatto, ora c'è da fare un percorso dal 2011 al 2020, e fra i vari obiettivi io ho scelto l'obiettivo strategico che è il numero uno, quello sui comportamenti umani nell'ottica della prevenzione e della sicurezza stradale. I comportamenti umani, come mai? Perché per le cause molteplici l'80% degli incidenti avvengono per comportamenti umani. Di questi incide la droga e l'alcol dal 24 al 30%, per cui un 50% ce l'abbiamo di persone non alcolizzate. Perché bisogna stare attenti ai messaggi che mandiamo, perché a volte sembra di dire mandiamo in galera il drogato, giustamente, il drogato e l'ubriaco che guida la macchina, ma mandiamoci anche quel delinquente che non era ottenebrato né dall'alcol né dall'uso di stupefacenti, perché è ugualmente pericoloso. Quindi anche lì non entro, chiudo subito sul discorso dell'omicidio stradale. Io non me ne voglio occupare, è giusto che ci sia una giustizia equa, ma stiamo attenti ai messaggi che mandiamo, perché i messaggi che mandiamo possono essere veramente manipolati e tornarci contro. Allora, coprendoci le spalle con un progetto europeo e soprattutto sapendo contro chi andiamo a lottare e rispondendo con una rete sinergica, almeno
siamo forti perché presenti. I progetti nascono in maniera scientifica, cioè nel senso che prima di fare un progetto bisogna fare il monitoraggio dello stesso, l'analisi dei bisogni, e io mi sono occupata del target dei giovani delle scuole medie superiori. Li ho monitorati attraverso le attività di educazione stradale. Allora, gli stessi ragazzi usano delle frasi: non serve a niente, è inutile, la preferiamo in classe invece che in 200 nell'aula magna, è frammentaria, non c'è, è ripetitiva, perché poi mancando la programmazione, nel senso che la scuola adempie al suo dovere quando fa venire gli operatori della polizia stradale, i familiari, che nell'ascolto sono quelli ascoltati di più perché passa il livello emotivo della comunicazione, ma come tutti i livelli emotivi non è costruttivo, porta alla compassione, all'affetto, al momento, ma così come entra esce nel ragazzo, perché la stessa cosa gli viene chiesta nell'arco di 4 anni. Allora vuol dire che all'obbligatorietà del codice della strada non risponde la qualità, cioè la scuola è carente, deficitaria, e hanno voluto risparmiare laddove non si poteva risparmiare. Il progetto che ho chiamato la cultura della strada è una nuova materia obbligatoria veramente, che ha dignità pedagogico-didattica, ha la sua continuità, 2 ore settimanali col suo registro, la sua valutazione lo chiedono i ragazzi. Tra l'altro i ragazzi dicono pure: occhio, perché in tutto questo sono gli adulti a dare il cattivo esempio. Quindi noi che cosa andiamo a proporre con questo progetto che viene supportato dal movimento e dalla petizione di cui poi vi parlerò, perché con i numeri ci ascoltano. Cioè, se noi ora cominciamo a portare il progetto nei centri di potere, grandi sorrisi quando ci ricevono, se ci ricevono, e passano gli anni. E con le firme, seguendo l'esempio dell'omicidio stradale e delle associazioni fiorentine che hanno portato le 80.000 firme all'attenzione dei parlamentari, facciamo la stessa cosa, ma facciamola presto. Perché qual è l'incidenza? Se noi ci mettiamo oggi a raccogliere le firme e fra 3 mesi abbiamo un congruo numero di firme, vuol dire che noi siamo riusciti a comunicare e entrare nelle persone. Nel momento che noi riusciamo a entrare nella comunicazione individuale, lanciamo anche il problema, ma non glielo lanciamo come familiari o come vittime della strada, glieli lanciamo come cittadini che chiedono una società civile, perché a mio avviso una società come la nostra, con un atteggiamento politico come quello che c'è in Italia, con i numeri che abbiamo, noi siamo dentro l'analfabetismo della sicurezza stradale, è una situazione di analfabetismo totale. E lavorare con i ragazzi è molto più facile, perché attraverso degli insegnanti formati con le loro ore di lezione, che non sono solo lezioni teoriche ma anche pratiche di rapporto col corpo, passano dal vissuto della strada, e io ho visto la meraviglia dei ragazzi prima, ma anche nelle classi successive, le ore che passano in strada nelle varie situazioni, perché in strada tutti noi siamo o ciclisti o pedoni, motociclisti e autisti, per cui viviamo tutti le stesse situazioni da utenti diversi, e dal tempo la vista dell'altro in strada è importantissima. Perché con questo progetto ho l'ambizione di far in modo che in Italia si metta un sassetto per cui non parliamo più di utenti della strada, ma di cittadini, perché la strada è il primo luogo dove si manifestano le relazioni sociali. Cioè il non vedere l'utente più debole, non rispettare gli spazi,
cioè la democrazia dello spazio. E il ragazzo questo poi lo apprende, cioè con un tipo di percorso dove non ci sono tanti pregiudizi da destrutturare, sull'adolescenza c'è da lavorare sul delirio di onnipotenza. Ecco lì la testimonianza continua anche dei familiari è importantissima, continuativa nel tempo però, non un anno, poi va sempre con un percorso di programma e di programmazione. A quel punto il delirio di onnipotenza si può infrangere come si infrange la vita contro un albero o da qualche altra parte sulla strada. E quindi cioè, il problema non sono i giovani, il problema sono cercare in ogni modo di muovere i ministeri coinvolti, che sono il MIUR e il Ministero dei Trasporti, per vedere di far sì che decolli questo progetto attraverso, perché i progetti europei non saranno finanziati in modo diretto o in modo indiretto, sono finanziati in modo diretto quando lo presenta un ente locale o un ministero e rientrano per esempio nell'FSE, che è il Fondo Sociale Europeo, non vi do i dettagli tecnici. È chiaro che questa è la strada più semplice, però è anche la strada dove il potere ci può dire non va bene, c'è una virgola, te Giancarlo sai come succede nei ministeri, insomma. Allora ho detto va bene, vediamo se si trova anche la strada del finanziamento indiretto col movimento. Cioè quando io ti raggruppo una percentuale di società civile alta che ti chiede una cosa, vediamo se con l'appoggio magari o di un ente illuminato o di una regione illuminata, perché un ente pubblico ci vuole sempre, ci arriviamo senza di loro. Prepariamole tutte e due le strade. E sarà comunque un discorso impegnativo, non facile, non semplice, che citerà con gruppi di rappresentanza, andremo a parlare con chi di dovere quando ci riceveranno. Ritengo più semplice arrivarci con la petizione che chiede la stessa cosa. Per chiudere questo cerchio, insieme alla cultura della strada per i giovani, con quel target lì che ho detto delle scuole medie superiori, cioè arrivano a prendere la patente. Quindi mi entrano in scuola guida con una consapevolezza diversa rispetto ai ragazzi che ci entrano oggi. Ora io, proprio perché avevo la sede dell'associazione in una scuola guida, anche a non voler ascoltare, le sentivo le lezioni, vedevo come andavano le patenti, cosa dicevano gli istruttori quando i ragazzi facevano gli esami, ho un'esperienza diciamo indiretta di quello che succede nella scuola guida ed è veramente preoccupante, perché poi non si parla di guida in riserva di sicurezza, cioè quando io sto parlando con i piloti degli aerei, parlando con i piloti delle no? Dico da Formula 1, sono andata a vedere Vallelunga, che messaggi dei piloti passano meglio ai ragazzi, gli spiegano che loro guidano in riserva di sicurezza, perché bisogna farla prima la guida in riserva di sicurezza della patente, dopo la guida sicura va benissimo, perché ti dà, ma fatta con i criteri giusti, perché anche lì ci sono tanti percorsi di guida sicura, ma bisogna far capire al ragazzo che anche la guida sicura è la riserva di sicurezza, non è che te mi diventi onnipotente perché hai fatto il corso della guida sicura. Se dietro c'è una formazione pregressa di un certo tipo, anche la guida sicura, che a mio avviso avrebbe bisogno anche di più tempo e di più ore, e anche lì io noto una cosa, i genitori sono sempre pronti a risparmiare sul numero di lezioni pratiche di guida. Cioè io dico, com'è possibile? Dio, ne va nella sicurezza del figliolo, dici che gli hai insegni te che non c'è pazienza, t'arrabbi, tagli
10 lezioni, 12 sono obbligatorie, ma fanne 15, fanne di più in un certo modo. C'è proprio, ecco l'ignoranza, ecco l'inciviltà, ecco l'analfabetismo. Non si lega prendere la patente come un momento importante, si lega come un pezzo di carta e ci serve per dire c'ho 18 anni, no? Un momento, un passo indietro, perché anche, ecco perché il ministero con poi le motorizzazioni eccetera, il servizio nelle scuole guida, e ce lo dice anche questo, io lì non ci ho messo le mani, ce le metto in mente che è un problema anche lì di profitto, e allora la possibilità che in ogni scuola guida ci sia uno psicologo esperto di psicologia viaria è indiscutibile. Infatti la prossima volta che ci ritroveremo insieme ci sarà un soggetto nuovo, che sono le associazioni di categoria con le quali condividere un percorso, con le quali provare a fare un micro progetto con la Regione Lazio, con la Regione Toscana, perché se è un problema di profitto, noi per un anno, ho fatto anche due conti, poi mi confronterò con queste associazioni di categoria, facciamo un micro progetto e il Ministero vi paga lo psicologo, poi dopo trovate la strategia, che nel momento in cui noi andiamo a rinnovare a fare la visita medica in autoscuola, tra l'altro non è neanche un percorso individuale, perché lo psicologo ha un gruppo classe, che può essere un gruppo classe di 20 persone tre volte la settimana, e anche i prezzi cadono, poi si faranno delle convenzioni con questi psicologi, per cui sarà anche una questione di profitto, ma è anche proprio una questione di ignoranza, di aver paura che il proprio potere sia in qualche modo messo in discussione. Se viene lo psicologo sta a sentire come faccio lezione io, ma nessuno ti mette le mani, come dici, del motore o le cose che dici te, e nessuno mette in discussione la tua di preparazione, per cui il percorso va condiviso. Noi ci siamo visti l'altro giorno e c'è stato un gruppo di lavoro che proseguirà oggi pomeriggio per chi fa che cosa. Anche lì ho detto, noi come movimento non siamo soci, siamo volontari attivi. Io ho qualche ossessione, quella del linguaggio, quella della legalità. Anche 5 minuti, sennò diventa troppo lungo. Chiudo. Ok. Io posso chiudere qui, cioè, come attività, io insisto, cioè, questo è un punto di partenza, cioè non è che io ragiono, ma siamo bravi, abbiamo fatto questo movimento ha pubblicizzato ai politici, ossessionandoli con delle mail tutti i giorni, finché non gli tasiamo tutte le caselle, tanto la stampa non ci sta a sentire, io... mi seguo un po' la nazione, posso dare due notizie alla nazione, ma è comunque sempre un po' limitato il discorso, lo darò per carità perché ce l'abbiamo bisogno, ma abbiamo bisogno di dire, caro Presidente della Repubblica, siamo nati e ti chiediamo il patrocinio per il prossimo evento, ci vogliono 3 mesi ora di schede, di tempo per i patrocini. Caro Renzi, so che c'è tante cose da fare, ma ci siamo anche noi. Caro ministro, come si chiama, Giannetti, mi piace tanto, della pubblica istruzione, e così anch'io le mi si bene, quando non capisce non capisce, abbi pazienza, sono buoni tutti a rovinarla la scuola, non ci voleva nulla. A Marino non gli chiediamo niente perché siamo carità cristiana. Qualcuno ha detto che l'altro giorno in quella riunione, anche per lui, io che lo vedevo questo visino tutto immacolato, che anche a lui c'è da aspettarsi le manette, io sai chi l'aspetto, quindi non c'ho tempo per Marino. E se esiste la battuta l'altro giorno nel gruppo delle associazioni che c'erano, mi sembra una persona che se ne intendeva. Comunque, per chiudere, dicevo, l'altro giorno c'era l'associazione che si chiama Europea Pegaso, che ha dato tanti stimoli costruttivi, creativi, eccetera, e in uno di questi stimoli ha detto
che dal 20 al 22 settembre verrà un personaggio, dillo, non ho capito il nome, però importante, io bisogna creargli un evento. E noi a questo signore dell'ONU, alla Camera dei Deputati, Cassaniti consentendo, presenteremo un progetto anche in inglese che da italiano diventi globale. Ecco creato l'evento, insomma, e speriamo per quella data, perché conto poi anche sulla vostra collaborazione, di raccogliere le firme per la petizione. Ho finito. È stata lunga, no? No, è stato più lungo del previsto, ma d'altronde le autorità non sono intervenute. Allora ho parlato poco, quindi hai parlato per le autorità e per Claudio Martino. Oh, a questo punto era previsto l'intervento di Alfredo. Hai bisogno del no. Senza proiettore. Allora ti vuoi sedere qui al posto? Metto anche qui. Ok. Il microfono allora, ti va? Il microfono lì dovrebbe funzionare. Allora ti diamo quello. Sì. Buongiorno, grazie a tutti, soprattutto a Clelia e a Claudio per essersi impegnati così tanto per questo importante convegno. E mi hanno assegnato la mobilità sostenibile e questo mi dà la possibilità di introdurre il paradosso dell'inciviltà stradale, cioè in Italia che succede? Che le modalità di spostamento che meritano di essere incentivate, cioè quella a piedi e quella in bicicletta, si trovano in pratica ostacolate al massimo dalla pratica assoluta assenza di sicurezza stradale, con i pedoni che vengono investiti ordinariamente sulle strisce pedonali e le bici che cercano oramai solamente le riserve, i ghetti delle piste ciclabili. A Roma non è possibile, vista la conformazione urbana, creare piste ciclabili anche per altri motivi. Quindi Rete Vivi in Strada, che è un coordinamento di circa 20 associazioni, ormai siamo in continua crescita per fortuna, associazioni che si occupano a vario titolo di sicurezza stradale, intende rompere completamente col passato assolutamente fallimentare della sicurezza stradale in Italia. Partiamo da un'osservazione proprio fisica del fenomeno della sinistrosità. Noi osserviamo che perché si verifica, abbiamo anche enunciato un principio generale della conflittualità stradale, ovvero perché si verifichi un sinistro mortale o molto grave c'è bisogno della compartecipazione di tre fattori. Prima di tutto c'è bisogno del comportamento pericoloso, sbagliato, indisciplinato dell'uomo, quindi l'uomo, che è il motivo per cui siamo qui oggi noi. L'altro elemento fondamentale è il veicolo, senza veicolo non c'è impatto, non c'è sinistro. Almeno un veicolo, il caso del veicolo singolo è quello dell'investimento del pedone, della fuoriuscita autonoma di strada. Veicolo di una certa massa, un conto che colpisce un motorino, un conto che colpisce un furgone. Insieme alla velocità determinante. La velocità è importantissima per tre motivi. Sotto una certa velocità si riesce ad evitare l'incidente. Da una velocità in poi non si può più evitare l'incidente e al crescere della velocità aumentano le conseguenze dell'incidente. Quindi da questi tre fattori discendono le nostre azioni che vanno su tre versanti. Uno è quello della cultura, per agire, incidere sulla formazione dell'uomo. Il secondo è quella della moderazione del traffico, quindi incidere sulla velocità, sull'aggressività, su atteggiamenti troppo disinvolti e pericolosi. Il terzo, parlando di veicolo, che è lo strumento, l'arma purtroppo, significa per noi agire promuovendo tutte le alternative possibili ai mezzi più pericolosi, quindi il trasporto pubblico, il trasporto ferroviario soprattutto. Allora, per capire come sono strettamente connessi questi fattori,
Noi vorremmo che la cultura, la formazione, il coinvolgimento tenessero conto appunto di questi principi che sono la moderazione del traffico e la riduzione del traffico. Per fissare questi concetti noi abbiamo pubblicato sui nostri canali un'analogia, una metafora che vi vorrei leggere proprio per intero in modo che non sfugga niente di quello che vogliamo comunicare. È la sicurezza stradale come costruzione edile, un'analogia. Analogamente alla costruzione di un edificio, per cui sono necessarie conoscenze e competenze idonee alla realizzazione del relativo progetto, alla pianificazione e sequenza delle operazioni, così in sicurezza stradale bisogna avere ben chiari i pilastri della materia, la priorità e irrinunciabilità dei fattori principali, ovvero, come abbiamo detto, cultura della strada e della mobilità, moderazione e riduzione del traffico. La fase di preparazione dell'area, lo sbancamento, le fondamenta su cui poggerà l'edificio, si possono far corrispondere alla cultura stradale e della mobilità, elemento che costituisce il substrato della diffusione e la comune condivisione dei valori civici, etici e sociali su cui si basano e si innervano le iniziative e i sistemi di sicurezza viaria. Lo scheletro, i pilastri in cemento armato con solai e tetto rappresentano la struttura portante, ovvero gli interventi imprescindibili di moderazione e riduzione del traffico. Dopo, solo dopo aver realizzato queste fasi, possono seguire tutte le altre operazioni e interventi, come possono essere muri, tramezzi, pavimenti, impianti idrici, elettrici, rivestimenti, infissi. Purtroppo, nel campo della sicurezza stradale abbiamo assistito, senza valide competenze e progetti, all'equivalente dell'accumulo disordinato dei più svariati materiali su aree ancora non preparate ad accogliere la struttura. Come l'accatastare balaustre, caditoie, finestre, mattonelle sanitarie in un cantiere quando ancora si devono fare gli scavi è assolutamente sconsigliabile perché ostacolerebbe i lavori, così introdurre misure di sicurezza stradale senza aver prima comunicato, condiviso e alla fine imposto le necessarie misure di riduzione dell'uso dei mezzi pericolosi e di rispetto dei limiti di velocità significherebbe compromettere significativamente i risultati su incidentalità e mortalità stradali, esattamente purtroppo come è successo fino ad oggi. Quindi, se vogliamo intendere la comunicazione come due fasi principali o almeno suddivise da un prima conseguimento del titolo di guida e un post conseguimento titolo di guida, io non mi esprimo tanto sull'educazione, sulla pedagogia a livello scolastico, per quello ci sono fior di psicologi e di formatori, però rimarco, sottolineo l'importanza della preparazione post titolo di guida, che non si parla più di educazione, purtroppo per come stanno le cose dobbiamo parlare di rieducazione a un comportamento di condivisione pacifica di quello spazio pubblico che è la strada. Volevo dire, come si fa a capire quali sono i fattori primari e quelli secondari? Basta ricordarsi quelli primari, quelli secondari, tutti gli altri sono quelli secondari. Non è che noi possiamo fare le case senza comignolo, senza finestre, ma prima di tutto ci sono i fattori primari. Portare tutto il resto non solo non serve, ma complica la realizzazione. Quindi, tornando alla formazione, l'invito è quello a fissare questi concetti, soprattutto per la formazione, quella che noi definiamo alla fine permanente, come dice Clelia, c'è bisogno di formazione permanente, per formare coloro che già stanno sulla strada e farli diventare responsabili e finalmente civili, c'è bisogno di fissare questi concetti che ho detto. E questo quindi è un invito ai formatori che faccio a tutti e faccio anche a me stesso. Grazie per l'attenzione. Alfredo Giordani, immagino, vero? Sì. Non si allora, no, l'avevano detto loro, quindi non ho voluto ricondare.
Allora chiamo qui al banco della presidenza il dottor Piermartiri, che ci parlerà degli strumenti per la prevenzione e la sicurezza stradale. Ti serve il proiettore? No. Ok, vabbè, allora. Da farcene vedere qualcuno? No, vabbè. Sono in fondo, poi magari qualcuno se vuole può avvicinarsi. Okay. Abbiamo portati tanto per farli vedere. Ma sentite tutti bene, sì? Sì, qui si sente. Va bene, perfetto. Ok. Beh, di nuovo un ciao a tutti, un buongiorno, ben arrivati, un grazie a Clelia e a Claudio per quello che hanno fatto per giungere oggi a questo evento. Dispiaciuto per la poca presenza delle altre associazioni che predicano bene, ma poi vediamo i risultati, no? E quando sarà mio compito, veramente sarà, perché per me è una grossa rabbia dentro in questo momento sentire persone che sanno parlare benissimo quando poi si trovano a confrontarsi su delle idee, su cosa fare, e invece poi non si presentano. Questo è un grosso guaio. Non so parlare così. Allora, ho scritto qualche cosa oggi, diversamente dall'altro giorno che non mi ha fatto parlare. Ma questo sono io. Non ti ho fatto parlare. Sì, grazie. L'altra volta c'era il presidente. Sì. Lui ha approfittato. E anche Tonino, ti ricordi? Sì, infatti, quello che mi dispiace è anche Tonino che non è venuto insieme. Lavora, purtroppo. Mi manda saluti, è presente, ci segue Tonino. Ricambiamo. È uno presente. Benissimo. Allora, un caro saluto a tutti gli intervenuti e un grazie agli organizzatori e alla dottoressa Clelia che con un suo grande forza ci ha riuniti qui oggi a parlare e realizzare qualcosa di veramente grande e meraviglioso. Noi da 8 anni rappresentiamo una piccola azienda che crea e divulga strumenti necessari ed utili in auto che aiutano i guidatori a combattere i colpi di sonno. Non nascondo che tale mia decisione è nata dopo aver visto ogni giorno morire persone in autostrada in un punto dove abbiamo realizzato insieme alla Pavimental del gruppo Autostrade la quarta corsia Bologna-Modena Nord. Da quei momenti drammatici mai potevo pensare che dapprima iniziassi a progettare, innovare e proporre e poi commercializzare questi prodotti per aiutare la gente, ma certamente mai potevo immaginare di perdere un prossimo familiare in un incidente stradale a causa di una distrazione inaudita. Battaglie giornaliere ci hanno visti affrontare sfide sempre più ardue, dalla discriminazione dei prodotti al più banale utilizzo di dati e schemi rappresentativi riuniti, ritenuti inutili pubblicamente dagli stessi che lo pubblicizzavano, ma se condivisi chiedendone per scrupolo di utilizzarli o di essere utilizzati per affondare la comunicazione eravamo degli approfittatori, per poi ricevere affermazioni non veritiere adducendo addirittura mercurio nei nostri prodotti, pur se vietato dal 1996. Chiariamo che i nostri strumenti non hanno mai avuto mercurio. Lavorando intensamente e a testa bassa, sapendo di essere sereni e nel giusto, abbiamo lasciato al vento affermazioni e persone che non ci vedevano di buon occhio ed oggi vediamo i valori che effettivamente contraddistinguevano e ancora di più contraddistinguono noi con loro, che preferiscono avere un titolo che difendere e aiutare chi nel loro statuto tanto viene elogiato. Il nostro lavoro ci ha visti sempre impegnati a cercare e ricercare nuovi strumenti e nuove tecnologie che ci vedono ancora oggi vincenti di fronte a colossi produttori di auto sul campo della sonnolenza in auto e non solo, sulla distrazione, sull'abbassamento della soglia di attenzione dovuta alla stanchezza derivante da sonnolenza prossima. 4 anni fa scrivevo anche all'avvocato Musicco, che forse molti di voi conoscono, ed ad altri che fomentavano contro di noi, dicendo che sensibilizzare, formare e informare non è una prassi sufficiente ad eliminare i morti dalle strade, quindi servivano anche e soprattutto gli strumenti. Da allora lui in piena libertà vide bene di chiudermi le amicizie nei social, come se fosse qualcosa di veramente ricco, forse per evitare che io continuassi a dire le stesse cose. Quale mia più grande soddisfazione poteva venirmi incontro quando ho letto nei giornali che l'avvocato Musicco lanciava l'allarme: emergenza nazionale, intervenga Mattarella. Amara soddisfazione per questa affermazione. Comunque invio un grazie per aver confermato pubblicamente che già allora, come oggi, avevamo ed ho ragione, detto da Musicco ha un valore in più. Servono strumenti, infatti, continuando con l'operato dei grandi condottieri,
è scaturita un'emergenza. Ciò significa che a poco sono servite la sensibilizzazione, formazione e informazione. Basta guardare i numeri e le esperienze passate. I camionisti in 10 anni, dal 55% degli incidenti sono a loro imputabili, sono passati al 6% a loro imputabili, ma hanno usato strumenti quali limitatore di velocità, ABS, tachigrafo e ora un nuovo tachigrafo che limita le ore di guida, e non hanno pensato a burocratizzare. In edilizia, da 2000 morti circa all'anno sono passati a 300 morti all'anno. Sono ancora tanti, ma hanno usato strumenti, prima i guanti, poi le scarpe, poi l'elmetto, e non hanno mai pensato di burocratizzare. Stesso valore per Centralistica, una delle industrie dove hanno strumenti per combattere gli incidenti, e non hanno pensato di burocratizzare. Non capisco perché nelle auto non si voglia dare gli strumenti per combattere questa patologia dell'apnea del sonno, causa e concausa del 75% degli incidenti, perché si vuole burocratizzare invece di applicare pene certe e pesanti insieme a strumenti adeguati. Insieme si vince. L'esperienza ci dice che in altri campi stanno vincendo, mentre nei nostri cari siamo perdenti, o al massimo andremo a supplementare, ma con costi altissimi. Quindi non me ne vogliono chi pensa diversamente da me, ma siano pene certe e strumenti adeguati, oltre alla formazione, informazione e sensibilizzazione. A confermare la nostra tesi, ora finalmente con grande soddisfazione è intervenuta una direttiva europea 85/2014, varata il 1 luglio 2014, e entrerà in vigore il 1 gennaio 2016. È passato un anno dal varo della direttiva e ora gli Stati membri sono obbligati a recepirla molto in fretta, ad approvare una legge nazionale che ne accolga il contenuto. Anche i nostri più grandi tifosi non potranno capire la nostra soddisfazione, che ci vede vincenti contro i burocrati italiani, con l'Europa che ci dà ragione e conferma che il nostro lavoro non era vano e deve essere sempre più approfondito. Una direttiva che mira quindi a migliorare considerevolmente la sicurezza stradale e ad abbattere il 75% circa degli incidenti, che il professor Peverini dichiara che patologie simili causano oltre 1000 morti l'anno, quasi 3 al giorno e 120.000 feriti, un costo sociale valutato intorno ai 6 miliardi di euro, ma mancano norme preventive. Il professor Peverini non ha nascosto una perplessità sull'applicazione di detta direttiva e ne condividiamo il seguente pensiero sul timore dei conducenti, in particolare quelli professionali, di perdere la patente e il posto di lavoro. La direttiva UE, in vero, prevede che si potrà comunque guidare un veicolo dimostrando terapie in corso e la validità della patente, che varierà tra i 2 e 3 anni, secondo la gravità dei disturbi, ma non indica gli strumenti. Il Ministero della Salute si è attivato per la prima volta con 2 commissioni tecniche di esperti per il coinvolgimento del Ministero dei Trasporti e l'inserimento legislativo, specificatamente dedicato nel codice della strada, dopo l'approvazione delle istituzioni. In Europa perdono la vita in un incidente stradale circa 82 persone al giorno. In Italia, dal report 2013 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le vittime sono state 4.237, cioè 7,2 persone per 100.000 abitanti. Nel 2011 fondi Ipsos Vinci Autostrade del 7 febbraio 2011 mostra che il 62% degli incidenti dei guidatori riconosce di aver già incontrato un episodio di sonnolenza. Anche in Italia la stanchezza e l'iposorveglianza risultano tra le cause maggiori degli incidenti stradali. In base alle ultime statistiche Istat, si tratta di 40.000 sinistri in Italia, circa 240.000 in tutta Europa, un vero e proprio bollettino di guerra, poiché questi incidenti sono più gravi, le cui conseguenze sono percentualmente quasi con esiti fatali. È raro salvarsi da un incidente da colpo di sonno. L'ACI Istat nel 2013 dichiara che sono in calo gli incidenti, come diceva prima la dottoressa Clelia, del 3,7%, le vittime del 9,8%, ridotto anche i feriti del 3,5%. Ma come si può? Forse merito di attività preventive, ma dimenticano di dire che solo in autostrada si è avuto un calo del 25% di mezzo entranti. Quindi non si è avuto proporzionalmente una diminuzione, ma un grande aumento di incidenti. Infatti, se le auto in movimento sono diminuite del 25%, non si capisce perché gli incidenti siano diminuiti solo del 3,7%. Il tutto viene poi ripreso da Autostrada Facendo, confermando che nel 2013, con una diminuzione del 25% del parco circolante in autostrada, che si sono registrati 181.000 sinistri,
che si sono incidenti causati di morte da 3.385 e un ferimento di 257.000 feriti. Sono numeri enormi, quindi scusatemi se cerco a volte di dirli, ma anche con un po' di apprensione. Per una media di 497 incidenti, 9 vittime e 705 feriti al giorno, 56,2 morti ogni milione di abitanti, l'Italia supera la media europea, ferma al 51,4 e si colloca al 14° posto della graduatoria europea dietro il Regno Unito, Spagna, Germania, Francia e altri piccoli paesi. La sonnolenza crea un abbassamento della soglia di attenzione toccando molteplici fattori di casistiche. La distrazione causa l'incidente del 20,4%, la velocità non rispettata derivante proprio dalla distrazione per colpi di sonno del 17,5%. Mancato rispetto delle distanze di sicurezza, anche qui se uno non rispetta la distanza di sicurezza è perché è totalmente distratto e la distrazione è un sintomo di sonnolenza, di stanchezza alla guida, quindi è un 13,1%. In città l'inosservanza dei semafori e la regola di precedenza è il 19,1%, seguita dalla distrazione vera e propria del 15,6% e una velocità elevata del 9,5%. Le categorie dei veicoli più coinvolti in un incidente stradale, come dicevo prima, le autovetture il 67,5%, i motocicli il 12,8% e ahimè gli autocarri, quelli che hanno usato gli strumenti veramente, sono il 6,4% che hanno inciso complessivamente in tutti gli incidenti nazionali, quindi una percentuale molto bassa, deve essere abbassata ancora. Le biciclette del 5,3%, i ciclomotori del 4,5%. Il corpo umano è una macchina bellissima, ma il creatore, chiunque esso sia stato, non gli ha dato la possibilità di accorgersi quando esso si addormenta. Noi non ci accorgiamo quando ci addormentiamo. La mia speranza è che questa direttiva, pur andando nella direzione giusta, venga presto aggiornata e che possa essere utile al mondo non solo per ricercare e guarire le patologie del sonno, a chi ha la patente di guida, ma si deve rafforzare l'insegnamento al rispetto delle regole e quindi sensibilizzare, formare, informare, indicando tale indirizzo anche agli Stati membri, tanto da applicare pene certe e dotare o regolamentare strumenti adeguati. Ma seguendo chi ordina all'Italia di attivarsi per migliorare la vita e renderla sicura, in quanto sembra che l'Italia non sia capace di autodisciplinarsi, in merito abbiamo progettato un sistema per recepire la direttiva europea unico di emergenza, numero unico di emergenza europeo. Il progetto sul numero unico di emergenza europeo prevede l'uso di, da parte di tutta la popolazione di uno strumento più o meno sofisticato a basso costo, ma che è un proiettore di notizie per il servizio centrale che dovrebbe pensare a soccorrere chi è in difficoltà. Strumento che poi nel dovere si sostituisce al codice fiscale, alla tessera sanitaria, addirittura alla patente di guida o alla carta d'identità. Quindi creare un accorpamento di notizie in forma automatizzata e rispettosa dei dati sensibili, dicono secondo le statistiche che se un incidente, il ferito viene soccorso nei primi 20 minuti, ha il 90% di probabilità di salvarsi. Noi con il nostro strumento abbiamo annullato tutti i temi morti. Vi segnalo alcuni, vorrei segnalarvi perché si sta allungando un attimino, non vorrei che Claudio mi... Vado? Allora vi segnalo alcune delle novità e possibili attività. Intanto è uno strumento per persone e veicoli, quindi diventa ambivalente. Ha la tracciabilità e la rintracciabilità conforme agli standard europei e mondiali. Il servizio è basato su LBS o GPS in tempo reale per un automatico sempre visibile in reale ed è sempre automatico, sempre visibile dalla centrale. Questo è necessario per conoscere infrazioni tipo inversioni di marcia in autostrada, incidenti isolati, tracciabilità di persone scomparse, blocco auto e reperibilità in caso di furto o uso improprio. Lo strumento contiene una tecnologia tale dalla centrale che dalla centrale può, previa autorizzazione legale, ascoltare cosa succede in auto in caso di emergenza o in caso di necessità da parte delle autorità, come un furto, aggressioni, rapimenti. Dalla centrale si può monitorare o tracciare lo strumento e quindi tutta l'auto. Monitorare significa tenere le tracce ed essere sempre a fianco alla persona a bordo, intervenire o indicare infrazioni o consigliare all'autista di intraprendere azioni giuste oppure spegnere la macchina o rallentarla. La tecnologia usata consente di tenere in memoria circa 16.000 posizioni, punti della mappa del GPS, quindi tutti gli spostamenti possono essere verificati successivamente con semplicità e precisione, senza bisogno di dover ricorrere a cause in tribunali, testimonianze per scoprire la verità su possibili accaduti o incidenti. La struttura può sostenere inoltre
alla SIM card anche una micro SD necessaria per memorizzare tutte le operazioni che si fanno in auto, anche in caso di autista ubriaco o sotto effetti di sostanze. La SD card memorizza automaticamente tutte le posizioni che in determinati momenti, tipo la galleria, strumenti, non può inviare al server centrale, ma in una appena la linea torna efficiente, uno esso scarica automaticamente tutto al server. La tecnologia dello strumento fa sì che avvisa la centrale quando esso è in un punto cieco, quando non riesce a portare il segnale alla centrale per qualsiasi evento doloso e non, e si chiama allarme GPS punto cieco. Naturalmente gli allarmi e i dati vengono inviati al server dalla centrale ad un PC, oppure se autorizzato anche il PDA in forma automatica, basta chiedere. Quindi chi ha lo strumento può richiedere addirittura di vedere la sua tracciabilità durante tutto il periodo dell'anno, magari dal 1 gennaio al 12, dove sono stato e cosa ho fatto quel giorno a quella determinata ora. È stata la moglie? No, perché è individuale, quindi è sempre comunque riservato. È giusta farla perché chiaramente la prima. No, la privacy deve essere riservata. Sulla privacy. Sì. Certo. La struttura sopporta allarme e geofence, quindi consente cioè di limitare lo spostamento dei veicoli destinati a consegne di valori o spostamenti limitati in caso di ragazzi e bambini. Risulta necessario per capirne la posizione, quindi quando esso escono fuori da un'area, lo strumento lancia un allarme onde permetterti di capire cosa possa essere successo. Se questo strumento esiste, da alcuni anni, ora 30.000 persone su tutto, del tutto scomparse, introvabili, sarebbero rintracciabili facilmente. Cioè, questo è un passaggio che forse non importa molto alla distrazione stradale, ma siccome in Italia mancano più di 30.000 persone all'appello, quindi non si trovano più, non si sa che fine hanno fatto, se ci fosse stato questo strumento noi oggi sapremo dove stavano quelle persone e che cosa erano successe, scomparse, morte, vendute, qualsiasi cosa, ma sapevamo che cosa era successo. Lo strumento si rende sensibile mandando un allarme in caso di movimento del veicolo o della persona poco dopo per un periodo di inattività motoria, quindi se la macchina è ferma dopo un po' riparte, lancia un allarme per capire cosa è successo, perché può essere successo un sentito male o che è ubriaco, si è fermato e è ripartito. Quindi sono delle attività che noi andremo a controllare. Anche questo momento la sensibilità della velocità del veicolo, in caso del superamento di velocità nel tratto transitato ed indicato, esso viene rilevato e parte un allarme di velocità eccessiva, quindi un allarme totalmente automatico. L'impostazione automatica prevede che la parte centrale, che la centrale invia almeno 3 messaggi di allerta. Dopodiché, avendo tutti i dati rilevati, trasferisce alla polizia di competenza per gli atti d'ufficio. Cioè tu puoi continuare ad avere una velocità eccessiva dove c'è un 50 km all'ora e andare a 100, ti arriva un primo messaggio, ti arriva un secondo messaggio, ti arriva un terzo messaggio, ma dopo il quarto messaggio dice: adesso abbiamo mandato i dati alla, diciamo, alle autorità competenti al fine di segnalarti possibile, diciamo, atti d'ufficio o comunque contravvenzioni. Questo è quello che prevede tutta la struttura, dal server al software allo strumento. È chiaro che magari fosse approvato veramente dalla nostra comunità. Attenzione, questo può essere anche uno strumento che rileva il segnale di velocità stabilita nel tratto automatico e automaticamente riduce la velocità dell'auto intervenendo una centralina elettronica. Cioè il nostro strumento, che è collegato anche in auto, quindi in via Bluetooth, può in qualsiasi momento, se la centrale lo decide, ridurre la velocità dell'auto. Cioè se tu stai andando a 160 km all'ora invece di andare a 130, dopo i 3 messaggi la centrale può decidere 2 cose: o mandare la contravvenzione e comunque farla partire in modo automatico, oppure ridurti la velocità dell'auto in modo del tutto automatico, quindi abbassando il tuo pedale dell'acceleratore, che è totalmente elettronico ormai su tutte le auto, quindi è facilmente diciamo attuabile. Lo strumento non è fisso in auto ed è asportabile, quindi personale. Avendo una batteria, esso va ricaricata ogni 2-3 giorni, ma nel caso ti abbassi la potenza della batteria, arriva nel proprio cellulare un avviso di ricaricare. La struttura elettronica, se sente che l'auto si muove o viene incidentata inavvertitamente, la sua peculiarità le permette di lanciare un allarme di vibrazione che indica l'incidente o il movimento. Parlando di numero unico di emergenza, questi sono i casi di incidenti isolati o di persone che si sentono improvvisamente male. In questo caso la struttura elettronica contiene un allarme shock sensor automatico. Se in un incidente vengono coinvolte 3 auto, ognuna di queste lancia un messaggio di soccorso al numero unico di emergenza europeo e così arriveranno 3 autoambulanze. Contrariamente a quanto sopra, anche se il sensore non rileva più la modalità shock anti sonnolenza,
e fa partire un segnale di avviso, la centrale interviene e verifica lo stato. In caso, questo è tutto automatico, quindi non c'è una persona che va lì e controlla. Nel momento in cui la macchina si ferma per un qualsiasi problema o è in shock antisonnolenza, la centrale interviene e va a verificare che cosa succede. Una cosa molto interessante è che, avendo il monitoraggio in tempo reale, si può gestire il traffico e indicare eventuali ingorghi, quindi la mobilità, meno traffico, tutto gestito via GPRS, che è internet, che abbiamo ormai tutti. Lo strumento ci permette di effettuare monitoraggio anche sul cellulare con un link Google Map, del tutto gratuito, quindi se vuoi vedere dove sta tuo figlio o un autista lo sai immediatamente. Se non puoi avere la mappa di Google, lo si può sapere comunque dove sei o dov'è tuo figlio. E basta chiedere con un codice prefissato e ti manda l'indirizzo tramite un SMS. Abbiamo previsto che chiunque possa verificare a posteriore il punto o più punti dove un determinato momento o più momenti passati esso si trovava. Questo è a titolo gratuito, attraverso il monitoraggio su PC, su Google Map, sul website gratuito, serve per capire e rispondere anche a richieste errate o per verificare eventuali testimonianze su fatti accaduti nel mentre si era in un determinato posto. Il server ha sempre il monitoraggio automatico via web, ma una persona al controllo occorre. E qui credo che, al di là di quello che può essere uno strumento che è necessario per salvare la vita, per eliminare gli incidenti, per vedere meno morti sulle strade, meno sangue, parliamo un attimino un po' di quello che adesso nel seguito, ma ho quasi finito, perdonatemi della lunghezza di queste note, parliamo del lavoro, parliamo di fondi, parliamo di qualcosa di veramente importante. Quindi il server ha sempre il monitoraggio automatico via web, ma una persona al controllo occorre, ascoltate bene, si deve assumere almeno una persona ogni 8.000 auto, considerando che in Italia abbiamo un parco di 50 milioni, arrondiamo, dovremmo dare lavoro a 25-30.000 persone che lavoreranno a turni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il costo viene totalmente pagato dal risparmio dei costi sociali che gli incidenti, inoltre, si avrà un ulteriore grande risparmio di denaro e vite umane. Mentre si parlava prima di un costo di risparmio di circa 6 miliardi all'anno, ci sono delle verifiche fatte dall'ACI e dall'Istat dove affermano che sono 32 miliardi di euro come costo sociale addossabile proprio a questa, la casa, diciamo, la casualità dell'incidente. Più sono circa 8 miliardi, se non 9, il costo dell'assicurazione. Quindi arriviamo circa a 40-44 miliardi di costi complessivi. Riducendo di molto, perché poi la casistica dell'incidente si riduce, secondo delle statistiche si potrebbero ridurre del 95%, immaginiamo che 44 miliardi ridurli del 90-95%, al di là del risparmio umano, che comunque è quello il nostro punto, il nostro riferimento, avremo un risparmio circa di 30 miliardi e non è poco per il nostro. In più daremo lavoro circa a 25-30 mila persone. Ma mi fermo un attimino su questi punti, perché se noi siamo bravi a proporlo in Europa questo progetto, a farlo passare come italiano, il progetto unico di emergenza europeo deve essere poi attuato a tutti i paesi membri. Quindi se l'Italia è brava a proporlo come primo, è chiaro che gli altri lo devono acquisire. E l'Unione Europea, fatta delle interrogazioni parlamentari attraverso l'onorevole Bergamini, ha risposto positivamente a questo progetto che noi abbiamo in qualche modo proposto, in qualche modo abbiamo segnalato, soltanto che il nostro paese non lo recepisce, tant'è che noi l'anno scorso l'abbiamo presentato, no, l'anno scorso, nel 2013 siamo andati al Ministero dei Trasporti a forzare la presentazione di questo progetto, affinché siamo arrivati alla fine dell'anno che il Ministro dei Trasporti non ha, o meglio, l'Italia ha rimandato indietro 32 miliardi dell'Unione Europea che erano stati destinati per progetti in Italia anche per questo campo. 32 miliardi dati indietro è stata una coltellata per noi che avevamo fatto questo progetto, e il fatto di sentirsi dire che non esistevano progetti in Italia, ancor peggio, no? Ancor peggio. Tant'è che anche Striscia la Notizia ha rilevato questa cosa e ne ha fatto anche un bel intervento, dicendo, con un parlamentare del PD che è andato in televisione dicendo: ma guardate un po', qui manca lavoro, mancano i soldi, e io che sono del PD devo pure fare una denuncia contro il nostro governo che manda indietro 32 miliardi perché non ci sono progetti, quanti progetti ci sono.
e in qualche modo purtroppo il ministro Lupi non ha avuto tempo per ricevermi affinché io potevo spiegare questa cosa qui. Finisco con poche righe. Analizzando la potenzialità dello strumento e della struttura tecnica, lo strumento può contenere tutti i dati del guidatore. Questo permette di intervenire in caso di incidente conoscendo tutto di lui, a partire dal gruppo sanguigno, dalla patologia, dall'allergia, ai medicinali, cosa sta prendendo, al nome, ai riferimenti al suo dottore, alla sua famiglia. Questo è un grande vantaggio per il tempo che viene anticipato. Mettiamo che se deve partire una tombolanza e andare lì a soccorrere qualcuno, non sa chi è, non sa nulla, quindi deve andare lì, prenderlo, portare in ospedale, fare tutte le analisi. Passano ore, le ore in quei casi lì sono fondamentali. Potremmo conoscere il numero della patente al fine di verificare la validità, la scadenza, verificare il pagamento del bollo, l'assicurazione, la revisione, la macchina, la vera proprietà. Tutto questo viene gestito in forma automatica, avvisando i guidatori in caso di anomalia o pendenze o in caso di evasione e bloccare la macchina da server remoto, facendolo accendere ma non facendolo accelerare, in questo caso anche in caso di contestazione o di violazione. In questo caso la polizia non avrà più un motivo di fare posti di blocco o controllo del rispetto dei dazi, delle tasse, della validità dei patenti, del bollo, assicurazioni, revisioni. Basteranno una decima parte dei poliziotti attualmente che passeranno a fianco a una macchina, a fianco a un camion, e lo strumento lancerà via Bluetooth in un secondo tutti i dati della macchina, quindi dalla revisione, la bollo, l'assicurazione, velocità. Quindi non deve fermare le auto, non deve fare posti di blocco, non deve parlare di tutto, non deve fare impianti enormi, costosi, che poi farraginosi, che poi vengono contestati magari perché non hanno avuto l'omologa della revisione. La polizia ha una funzione: difendere la vita. Quindi anche lì è un modo per difendere la vita, ma credo che in questi momenti la polizia deve essere è già vicina a noi, deve essere ancora più vicina in altre occasioni, ma non per guardare le auto se camminano troppo, se corrono troppo o se hanno pagato il bollo, anche se questo servirebbe. Vado giù in fondo. Allora, i tagli dei costi sociali a causa di incidenti di almeno 20 miliardi l'anno, diamo lavoro a 30.000 famiglie, se poi il progetto piace all'Unione Europea, confermando come da sue indicazioni che la gestione deve essere di privati, si potrebbe concentrare in Italia il controllo del numero unico di emergenza europeo in tutta l'Eurozona. Ed a pieno regime si potrebbero raggiungere almeno 800.000 dipendenti assunti, facendo pagare i paesi che usufruiscono del servizio. Parliamo di 800.000 persone che potrebbero gestire in Italia. Questo studio e questo prodotto realizzato lo vogliamo dare alla Germania o lo vogliamo dare alla Francia? Già 32 miliardi nell'Unione Europea sono progetti non presentati. Per progetti non presentati sono stati restituiti all'Unione Europea, anche in presenza del nostro progetto più volte segnalato. Ora non c'è più tempo, fondi europei sono disponibili per progetti reali e la comunità europea insieme all'ONU premi per ottenere questo tipo di struttura. Ma non adoperarsi significa non dare lavoro a 800.000 famiglie, favorendo gli altri stati membri che, oltre alla beffa, ci faranno anche pagare per il servizio. Caro governo, vogliamo parlare di sicurezza del lavoro? Queste sono le cose concrete, con il vostro vandalismo mediatico che sta distruggendo dignità italiana. Vai a Bruxelles, passare dall'Italia. Bruxelles ci sono vari dipartimenti, vai a quello giusto, quello presente in Italia. Magari ci sono i canali. Io non li conosco, ma che devo fare? Lo vedi su Move. Ma proviamo con l'onorevole Comi, vediamo se mi dà una mano. No, ci devi andare a te, no, l'onorevole Comi. Cambiamo strategie dirette, perché oggi l'onorevole Comi ti dice bello, eccetera, domani non la votano più e te che fine fai? Lo strumento è sempre valido. Speriamo che questo movimento... Cambiamo la strategia, per favore. Speriamo che il movimento mi dia questa opportunità, ascolta. Insieme. La signora voleva fare una domanda. Allora, quello che lei mi ha parlato è un tesoro, e questo tesoro non va perso assolutamente. Va difeso. Grazie. Complimenti veramente, perché si va in porto, un tanto di inchino, perché lei sta aiutando tante vite umane, ma anche l'umanità. E poi una cosa,
anche per la pulizia, quello è molto importante, perché come noi sappiamo i tagli che ci sono sulla benzina, sui costi della benzina, molti poliziotti oggi non possono prendere la macchina perché hanno tagliato tutto. Da noi al Ministero della Salute ci hanno tagliato tantissime cose, questo è utilissimo. Io le auguro veramente che vada in giro. Ma deve passare dall'altra parte. Il mio augurio è per il popolo, perché effettivamente tutti arriviamo al mondo e non abbiamo nulla. Andiamo via da questo mondo e non portiamo via nulla. Il compito è quello magari di cercare di aiutare il prossimo. Se lo facciamo abbiamo una carica in più, qualcosa che ci viene dentro e ci rimane come un timbro. Questo per noi è importante almeno. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Un passo, abbiamo fatto un passo indietro, nel senso che la distanza e anche il fatto di stare qua sopra, come dire, sembra che uno da qui discenda la cultura, invece non è assolutamente, è questo l'intervento. Io mi chiamo Gian Michele Bonarota, già il nome di per sé già mi ha dato, come dire, l'impronta su quello che dovevo fare da grande. Nel senso che come psicologo, adesso sto in pensione, alla fine mi sono interessato con le polizie locali di educazione stradale. Quindi oggi la ragione per cui sto qui, la capirete da sola, fa parte del nostro percorso e della nostra idea. I vari interventi anche che mi ha fatto il riassunto e le varie indicazioni mi permettono di proporre un qualche cosa. Io non voglio guardare al futuro, cioè al passato, questo è un lapsus, eh? Eravate svegli? No. Ecco, non volevo guardare al passato delle cose fatte, o anzi meglio non fatte, visto 25.000 morti o feriti, visto che paghiamo il dazio, se qualcuno si è letto l'articolo su Teseo, o perlomeno sul mito di Teseo e Arianna, ve lo ricordate? Se lo dica la professoressa, lei sicuramente se lo ricorda. Vabbè, brevemente, così a memoria. Atene doveva pagare a Cnosso, a Creta, mi pare un gruppo di ragazzi e di ragazze, 7 e 7, per dargli da mangiare al Minotauro. A un certo punto, dice, un certo personaggio, Teseo, che era degli Argonauti, era un personaggio attivo, mosso, diceva: perché dobbiamo portare la nostra gioventù, il nostro modo migliore al sacrificio di questo? Qual è la ragione? Qual è il contenuto? Perché come, perché cosa, eccetera. Fatto sta che Teseo parte, si nasconde, arriva all'isola, incontra Arianna, ve la ricordate? Quella del filo d'Arianna che si innamora, che entra dentro questo grande apparato di strade che si chiama il labirinto, e dentro al labirinto si trova il Minotauro. Minotauro è metà uomo e metà bestia, anzi veramente metà toro. Il che, se perdiamo due secondi per ragionarci insieme, stiamo parlando dell'istintualità, stiamo parlando della forza. Tant'è che c'è una macchina che si chiama Miura, che è una razza di tori in particolare, possenti, forti e soprattutto sanguinari, perché si utilizzano per le corride. Il nostro Teseo si fa dire intanto come funziona questo tipo di discorso. Arianna gli dà un filo rosso, un fil rouge, che lui man mano sgomitola piano piano, fino a quando non incontra il mezzo uomo, il Minotauro, e lì lo uccide. Beh, se lo riportiamo alle cose di tutti i giorni, sono le strade e sono il filo di sangue che stava dicendo lui. Un filo di sangue che porta costantemente a questo elemento. E voi, se volete, siamo i Minotauri? No. Oh, l'ho fatta apposta la domanda per me. Noi siamo i Tesei. Cioè, per fare qualche cosa, per poter andare a operare contro questa istintualità e contro questo... Ci manca. E beh, la troveremo, Arianna. Anzi, se penso a mia moglie, già mi ha detto
Oggi dice, ho detto, ma è una cosa sociale questa, dice, perché io non appartengo al sociale di più. E quindi Arianna già l'abbiamo trovata. Diciamo che Arianna poi, come dire, fu lasciata in asso, anzi in asso, perché lui ritornando con la nave, lei non l'ha visto e non si sono incontrati ed è stato un abbandono, sì, diciamo, non voluto, forse, non lo so. Comunque la storia era quella. Perché ho raccontato questa breve storia? Ho raccontato perché questo è un mito che è altrettanto mito, ma come vero, che se lo riportiamo ad oggi, ai nostri contenuti come simboli e come aspetti, ci siamo totalmente. Il problema riguarda che cosa fare. Allora, se noi partiamo a livello intellettuale, il massimo significa volare ad altezze. È il figlio di Dedalo, ve lo ricordate come si chiama? Professoressa? Icaro. E Icaro che gli è successo brevemente? Semplicemente volando troppo in alto si sono bruciate le ali. E in memoria di questo io vorrei proporre delle cose semplici, attuali, costruttive, operative, per volare bassi, della mia ignoranza, né più né meno. E allora propongo un progetto che abbia un senso soprattutto per noi e soprattutto lavorando al futuro. Il progetto che propongo, intanto prima li do i contenuti per dare l'indicazione del ragionamento e poi eventualmente la forma ci si può ragionare e costruire sopra, è costruire un CD. Dici, ma come, tu che vieni dal mondo del... Sì, un CD. Un CD che sia un gioco per i bambini. Un gioco dei bambini da 3 ai 6 anni, dai 6 agli 11 anni, dagli 11 ai 16, che aiuti il percorso d'apprendimento all'interno e all'esterno della scuola, perché il vero problema relativo agli incidenti è l'educazione, la scarsa cultura o altri elementi di tipo personale che incidono profondamente su quelle variabili che poi portano al rischio, all'incidente stesso. Vorrei dire che ho portato 3.600 ragazzi di ogni ordine e grado, quindi dai 3 anni in poi, fino a 16 anni, perché a 16 anni già te guardano più. Voglio il motorino perché devo essere autonomo, perché esisto, perché devo fare bello con ragazze, esistono altri tipi di normalità. Bene, perché incidere subito? Perché lavorare subito e perché lavorare con un gioco? Intanto perché la nuova generazione, se prendete i ragazzini da 3 anni, già vi prendono il telefonino, si fanno i giochetti all'interno, eccetera. E i giochi che ci sono giochi distruttivi e non costruttivi. E già è un modo diverso di ragionarci. Si possono far apprendere o proporre da apprendere giocando in allegria, perché il gioco è il modo d'apprendimento più semplice, più incidente e il più forte che c'è del bambino. Il lavoro del bambino, quando parlo del bambino, non soltanto da 3 anni, insomma, anche 8, 9, 10 anni, lavora attraverso il gioco. Allora la mia idea è costruire, proporre, attenti, la regalo, non registro, non faccio... Io appartengo a quella sì, sì. Nel senso non registro, non faccio un copyright o altre cose di questo genere, ma è semplicemente un'idea condivisa, perché se si condivide l'idea, allora si può ragionare e guardare il futuro con maggiore ottimismo. Insegnare o proporre ai bambini dei giochi che diano la complessità non tanto dell'incidente e della morte, perché il concetto di morte non arriva prima degli 11-12 anni, non si è definito, ok? È un concetto più legato all'abbandono. L'abbandono, sì, questo lo capiscono benissimo. Allora, come si può lavorare? Qualche ideuzza ce l'ho. Intanto, per esempio, lavorare per fasce d'età, per contenuti, per competenze. E così parliamo un po' di pedagogia spicciola. Il bambino fa andata e ritorno a casa, e quindi osserva il suo territorio. Nel gioco gli facciamo ricostruire il suo territorio.
Abbiamo fatto l'esperienza qui a Roma con il Centro Rampi ed altre associazioni, ad esempio fare i simboli, perché i simboli stradali il bambino non li capisce, costruiti dai bambini stessi, solo che poi abbiamo trovato la burocrazia che me l'ha messo a 1,80 m, ragazzi non li vede. E allora quella cosa lì l'abbiamo provata, l'idea andava bene, ma è sbagliato il contesto. E sugli errori di contesto in questi ultimi anni insomma ne ho fatti abbastanza, perché man mano che diventiamo vecchi di errori ne facciamo sempre di più. Lavorare quindi giocando, costruendolo proprio il proprio percorso, costruendo la propria città, costruendo e adattandolo alle realtà locali che il bambino conosce. Un conto lavorare a Roma Centocelle, un conto lavorare all'Aventino, un conto pensare ad Orvieto o a Frosinone o qualunque dei paesi, diciamo a struttura o etrusca o villanoviana, ovvero quelli che abitano proprio sul Cucuzzolo, che non sono organizzazioni, non sono strutture, non è modo di vita legato alla macchina, ai motorini, nemmeno per tanti versi alla bicicletta. Pensate a Pordenone o in Emilia Romagna e tutto il resto, la bicicletta, come dire, gliela danno appena che nemmeno fa tempo a camminare che è già arrivato. Man mano che si cresce, gli aspetti storici di come si sviluppa la città, ma anche che cosa fare, quali sono le regole da prendere per difendere se stessi. Il concetto di regola i bambini ce l'hanno, e allora il gioco sarà legato, maggiore è il rispetto della regola, maggiore avrai dei bonus, degli incrementi, si chiama condizionamento operante in termini sempre pedagogici o psicologici. Questo poi facciamo crescere un pochettino di più, già ai 12-13 anni capirete che la struttura culturale si è ben definita e i bambini sono come dire, una sorta di spugne. Prima di apprendere le cose vedono noi adulti che lo facciamo e lì questa frusta che mi do, mio figlio ha detto, dice, papà tu c'hai il piede pesante, perché più di una volta mi ha trovato che 130 sull'autostrada l'avevo superati, ma non volendo, non, come dire, pur sapendolo facciamo delle cose perché la nostra cultura, la struttura e l'organizzazione, la macchina anche, è una macchina che va a 180 e dice che devo andare a 130, come dire, fammi una macchina che non superi 130, vedrai che io sto bene così. Ma questo è un altro tipo di discorso. Allora, l'idea è di costruirla. Visto che c'è l'Europa, che in qualche modo a settembre, vero? Ci sarà l'ONU. Dell'ONU, eh. Allora, io mi fermerei... Il mondo. Mi fermerei in tanti progetti che ha detto l'Europa. Aumentare la cultura, le conoscenze, la formazione lungo l'arco della vita. E quindi se il bambino comincia a apprendere, conoscere, lo si conferma durante una serie di percorsi, di step attraverso il gioco e poi anche ben venga il quadriciclo eccetera, adesso si vorrebbe l'idea di portare tutti a 16 anni come fanno in America e via di seguito. Allora faccio una proposta concreta, operativa. Parto dal mio territorio, non voglio volare alto. Il mio territorio che significa Roma, forse per il nostro amico di Frosinone non c'ha presente le grandezze di Roma, ma non intesa Roma imperiale. Il decimo municipio, che è un municipio esterno, c'ha 200.000 abitanti. Sapete quanti abitanti ha Bologna e il suo Interland? 80.000. Cioè sono... 80.000 abitanti c'ha Bologna? L'interno più le... Anche se fossero 100.000. Io pensavo fossero 200.000. No. Hai fatto bene a prendere questo esempio. Perché... Infatti, ma anche se fossero 100.000, quanto c'era Frosinone, scusa? 50.000. Ecco, allora, 4 volte Frosinone... Un municipio, ce ne stanno 12. 4 milioni e mezzo di abitanti. E capirete come le difficoltà si moltiplicano, come dire, non in forma lineare, ma in forma esponenziale. Chi fa matematica
lo vede espressamente. Lavorare sul territorio. Lavorare sul territorio significa incontrarsi e scontrarsi a diversi livelli e a diversi contenuti. Territorio che si suddivide a macchia di leopardo. Gli incidenti che avvengono, da una parte ne vengono di più, altri ne vengono di meno, con certe caratteristiche e con altre caratteristiche ancora. La realtà è che non conosciamo sufficientemente gli effetti, i numeri dei morti, il numero di incidenti e via di seguito, ovvero la nostra conoscenza è abbastanza relativa. Io prima ho chiesto proprio del collega sociologo che fece questa indagine, perché a suo tempo, ma anche so una cosa semplice, che i bambini da 3 a 6 anni a Roma sono circa, ogni anno ne muoiono 30, ovvero pensate a una classe di bambini, all'inizio dell'anno ce l'hai e alla fine dell'anno non esiste più. Troppi, troppi. Ad Atene erano 7 e 7, beh 30 per me sono ancora troppi, soprattutto guardando il futuro. E allora far conoscere, definire, fare quel processo di attaccamento che in termini commerciali si chiama fidelizzazione. Così parlo proprio. Se noi fidelizziamo su un'idea, su un concetto, su una cultura, allora noi possiamo andare a lavorare sul futuro. Il progetto di lavorare sul CD io lo propongo facendo lavorare dei ragazzi. Giovani ragazzi, magari che si interessano del più del computer, che sappiano muoversi, che abbiano voglia, che abbiano interesse, perché è un progetto lungo, non è un progetto a tempi immediatamente brevi. Anche che ci saranno dei fondi, perché so che stavamo parlando a livello europeo, anche a livello italiano e via di seguito. E allora, anche al comune, certo. No, hai capito, la richiesta di finanziamenti va proprio per effetti territoriali. Sì, sì. Il municipio dipende dal comune, al massimo si può arrivare a Regione Lazio. Sì, diciamo che un'associazione o un gruppo di associazioni come questa qui potrebbe fare un gruppo, scegliete voi, una startup, quello che volete, non ha importanza il come, l'importante è cosa. E poter accedere nelle diverse modalità. In questo modo qui, come dire, ognuno, ogni ragazzo, ogni persona che c'è, riporta il proprio valore di cultura, il proprio punto di vista, e solo con lo scambio si può crescere. Perché se si parla, se si comunica, si fa lo stesso tipo di ragionamento. Facendo questo, poi lo riportiamo a livello del territorio. Quando parlavo a livello di territorio a Roma, noi non sappiamo ancora quanto le cose debbano essere fatte, ma soprattutto manca il posto, il luogo, o perlomeno non è che manchi, tipo la consulta o tipo un osservatorio, ma manca un coordinamento che invece le istituzioni possono fare anche in termini gratuiti. E faccio un altro esempio e concludo. All'Università Roma ha circa 12 università pubbliche, o riconosciute o via di seguito. Ci sono due laboratori, uno di ingegneria per la mobilità e un altro tra psicologia, sociologia e antropologia, sullo studio proprio della viabilità. Di questi argomenti, di questi studi, di questi contenuti, si può chiedere di fare una serie di indagini mirate, di sostenerle, per poter, come dire, dire anche a chi è che studia con gli strumenti, noi stiamo andando su questa direzione, ci aiuti a monitorare le cose che stiamo facendo? Perché magari con una modalità scientifica abbiamo più valenza, più forza e più elementi che sostengono il nostro percorso. Ultima, visto che stiamo parlando della Regione Lazio, c'è una giornata sulla promozione della cultura della sicurezza stradale. Ho fatto una proposta tempo fa, la ripropongo, quello di adottare un luogo dove accadono maggiori incidenti. E quindi ognuno, come dire, nella propria strada, nel proprio territorio, si può muovere con le scuole vicino al territorio per fare una serie di iniziative dove
quel numero di incidenti che oggi sappiamo li possiamo misurare, perché poi ogni incidente, come diceva giustamente il nostro amico relatore prima, ha un costo sociale fortissimo, ma un costo sociale non soltanto di tipo individuale, ma di tipo economico. Pensate, se noi riducessimo il 10% del numero degli incidenti solo di Roma, abbiamo coperto il buco della sanità nel Lazio. Però non voliamo troppo alto, voglio riscendere più a livello territoriale. A livello territoriale quindi si possono fare tante attività. Questa è l'attività che propongo per Roma, per gli uomini di buona volontà. È una frase, come dire, quasi pretesca, no? Semplicemente di coloro che delle associazioni sarebbero disposte a fare questo lavoro. La mia idea la offro gratis, la mia disponibilità con altre persone disponibili ci sono. Ci diamo una mano, lavoriamo su un progetto. Non è buona l'idea? Bene, lavoriamo su un'altra idea che sia sotto. È peccato che tu non possa rimanere nel pomeriggio, perché appunto potevi esplicare meglio, però posso dirgli una cosa. Io trovo buona l'idea del CD, però bisogna fare un passo ancora più indietro, formare prima noi come coordinatori del movimento, poi gli insegnanti che questo CD lo dovranno usare. Altrimenti anche siamo ancora nella fase pre. Ci sono delle persone che vogliono lavorare su questa idea? Sì, beh, perché non è che ci sia contraddizione, lui appunto, perché il fatto è che sta soltanto nella sua, lui sa praticamente in che cosa consiste, penso che noi l'abbiamo intuito, sarebbe indispensabile, diciamo necessario, sentire qualche specifica, insomma, più tecnica. Perfetto. Ma certo non è che lo puoi fare in questo momento, quindi senz'altro è bene che intanto ci abbiamo alla prima riunione operativa che faremo qua a Roma, sicuramente verrai coinvolto. Guarda, io sono a disposizione sono a disposizione per come dire, non dire come si fa, perché può darsi pure che questa idea che ho io non sia valida, ma sul principio, sui contenuti, sulle opportunità, quella che potrebbe operare per il meglio in termini efficaci. L'idea del CD, se volete, è una sorta di stimolo. Può darsi il mio punto di vista, come dire, non sia sufficiente, e non pretendo nemmeno che sia sufficiente. Poi se si lavora su questo stimolo, su questi elementi, ben vengano, ed è proprio questo che sto lavorando, che sto operando e dicendo questa proposta, perché fino adesso ho avuto 2 o 3 ragazzi dell'università, oltre questi però, eppure, perché quando si tratta di lavorare in termini di volontariato e in termini di costruire qualche cosa, come dire, quanto me dai, e io gli dico quanto sai, dice io non so niente, io non ti do niente. Però qui siamo in termini di associazioni, siamo in termini di... Poi ai coordinatori, man mano che il prodotto, sappiamo qual è l'obiettivo, non ci interessa come arrivare a Milano, potremmo arrivarci a piedi, con la bicicletta, con il motorino, con la moto, con il treno, oppure con l'autostop. Va bene. Ok? Signori, io vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza, soprattutto che avete, perché è l'orario... E mi auguro che possiamo cominciare questo viaggio e farlo insieme. Grazie. Allora, Patrizio Imperato. Vi ringrazio anche a nome della dottoressa Manzarraco Maria Grazia, che è il presidente dell'Associazione Albero Verde della Vita, che per motivi personali non è potuta venire. Insomma. Noi da pochi anni siamo sul territorio romano e con delle brevi, ma devo dire anche persistenti, attività. E con fiducia ci prodighiamo, ciascuno di noi per competenze anche personali, verso
settori del territorio che sembrano maggiormente deficitari proprio di questa attenzione sociale, che va dai bimbi sino agli anziani. L'Albero Verde della Vita nasce nel 2012, quindi da poco, ma ha finalità a livello sia culturale, come dicevo, e anche a livello sociale. E soprattutto ha un'attenzione rivolta, come dicevo, sia ai bimbi che agli anziani. Fra le attività che ha fatto sinora si è unita a delle altre associazioni come delle forze di polizia, ha partecipato anche alla maratona sociale insieme ad altre associazioni di carattere sportivo, perché anche lo sport è una disciplina nel quale educare i bambini, come diceva prima anche il professore, che è importante questa fidelizzazione, no, della cultura alle regole, alla società, permette così anche un'attenzione rivolta ai settori meno abbienti di questa fascia d'età. Poi è stato organizzato anche nel campo del diritto alle donne, quindi educare anche a crescere, quindi dei bimbi, fino alla prevenzione nell'ambito della prostituzione. Ed è stato fatto anche un convegno a Regina Coeli, sia alla Camera dei Deputati, Educare a Crescere, che a Regina Coeli a favore della mafia donne minori, quindi dalle catene della schiavitù alle ali della libertà. Poi abbiamo dei progetti in itinere come la realizzazione di una casa di accoglienza che, per anziani autosufficienti, però con possibilità anche di sviluppare un indotto economico commerciale che abbia anche una forma di cooperativa e di responsabilità sociale. E siamo anche nell'intento, tra l'altro anche in modo operativo, di cercare edifici a volte lasciati dal Comune di Roma e chiederne eventualmente un'ubicazione per fini sociali, nel quale poter realizzare con altre associazioni anche corsi, quindi prevenzione di informatica o degli asili nido, oppure dei centri di ascolto che possono favorire iniziative di carattere relazionale, con il cambio del counseling, nell'ambito del counseling o della psicologia relazionale. E nasce quindi l'associazione con questa finalità, con molta modestia e umiltà, insieme anche ad altri esponenti che hanno aiutato la realizzazione di questa piccola associazione. Ma devo dire che spero che questo Albero Verde sia per tutti il segno piccolo, modesto ma efficace insieme a voi, di costruirlo insieme a voi questo. Siamo disponibili a parteciparvi. Vi ringrazio molto. Grazie. Allora, sono Lucilla Barbasini e sono qua in duplice veste in quanto rappresento la GUVS, il Coordinamento Nazionale di Lecce, nella persona di Maurizio Bisanti, il suo presidente, ma anche la sede affiliata sempre della GUVS, Angeli sull'asfalto di Terme Viatore Messina. Allora, io sono qui con mio marito, noi siamo genitori superstiti di vittime della strada. Come la maggior parte delle associazioni in generale di vittime della strada, comunque, nascono sempre a seguito di una tragedia. Però, in effetti, poi bisogna essere anche capaci di fare qualcosa in più, non bisogna poi fermarsi solo al lato negativo delle tragedie, giustamente, che succedono sulle strade. Bisogna essere capaci di mettersi a disposizione degli altri ed è quello che facciamo tutti i giorni. Allora, io ho ascoltato tutti gli interventi e mi hanno colpito gli ultimi due interventi che praticamente parlano delle città. E dunque io vorrei parlarvi di un altro film, perché io non provengo da nessuna città, io provengo da un piccolissimo paese di 5.000 abitanti, è totalmente attraversato da una statale, la statale 113, che è l'unica strada, a parte l'autostrada, la A19, che conosciamo tutti, e dove assolutamente, come potrei dire, mancante,
latitante, una qualunque forma di sicurezza sulla strada, di adeguamenti della strada, di messa in sicurezza della viabilità, della mobilità, cioè nessuno pensa a nessuno, che questi siano pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti, autotrasportatori, non importa niente a nessuno. Questa è la realtà che vi porto, la mia realtà, quella di tutti i giorni. Tra l'altro è la realtà che ha ucciso mia figlia, il suo fidanzato Gian Simone, Laura e Gian Simone, che sono morti a 200 metri da casa mia. Per cui non sono morti altrove, sono morti a casa mia per mancanza di tutte queste cose. Chiaramente sono stati uccisi da una persona, è chiaro che c'è anche la colpa umana, voglio dire, comunque sia. Questa mia introduzione voleva spiegarvi che dal mio punto di vista solo le azioni sinergiche possono fare qualcosa. Giancarlo ne sa, lo sa come la penso io a riguardo. Non possiamo sempre guardare le cose, lo dicevo anche a Clelia prima, come una visione a imbuto, dove si parte da una visione grande e si arriva in una visione piccola. Non è possibile fare questo. E se il cambiamento deve avvenire, dobbiamo volerlo tutti e non deve iniziare dal vicino, deve iniziare anche nel giardino nostro, anzi forse prima nel nostro giardino e poi in quello degli altri. E noi come associazione facciamo un lavoro molto, come si potrebbe dire, molto difficile, difficilissimo, perché nessuno ci ascolta, forse nessuno ci guarda neppure, nessuno ci vede. Ma non fa niente, questo non fa altro che aumentare la determinazione e il coraggio delle nostre azioni, forse questo è il punto fondamentale. Penso che molti di noi ci ritroviamo e ci riconosciamo in questa cosa. Siamo senza soldi, ma non fa niente, andiamo avanti lo stesso, i soldi li troviamo quando dobbiamo fare le cose, ci spostiamo, andiamo ovunque serva e questo è fondamentale. Noi come associazione principalmente siamo strutturati abbastanza bene, abbiamo una cosa che ci preme e mi fa piacere perché ho sentito discorsi perfettamente in linea con quelli che facciamo noi, vuol dire che parliamo tutti la stessa lingua, sia che veniamo da Bologna, da Roma o da Terme Viriatore, che è quella di dare un'importanza fondamentale a quelli che sono i comportamenti dei ragazzi in modo particolare, cosa determina, quali sono i comportamenti che vengono messi in moto e che procurano alcuni comportamenti dementi alla guida, per esempio. Dunque dobbiamo curare questa parte in modo particolare di quello che facciamo con il nostro progetto, che molto difficilmente riusciamo a portare nelle scuole, che si chiama Conoscersi oltre la strada, che è un progetto che diversamente da quelli che solitamente vediamo, dove i ragazzi vengono, diciamo, presi un paio d'ore così dalle associazioni, dove le madri o i padri fanno vedere le foto dei loro ragazzi morti o queste cose qui, io non utilizzo mai le foto di mia figlia, sarebbe farle un torto marcio. E questo è un progetto che è un vero percorso che si fa in 12 appuntamenti di 3 ore ognuno, dove sono coinvolti i ragazzi, dove sono coinvolti il corpo docente e le famiglie. Posso dirvi una cosa, che gli ultimi 2 appuntamenti sono con le famiglie. E quelli sono i 2 appuntamenti più dolorosi, l'abbiamo detto tutti, la latitanza delle famiglie, l'antidesiderio di volersi e di volersi coinvolgere o di essere coinvolti, perché tutti abbiamo degli scheletri nell'armadio, nel senso che molto probabilmente, proprio perché diamo esempi sbagliati, e io per prima sicuramente facciamo tutti un mea culpa, non ci possiamo tirare indietro. Però in effetti questo è quanto è più difficile e più complesso, cioè riuscire a coinvolgere le famiglie, che queste famiglie poi siano in grado e che abbiano i mezzi poi per aiutare i ragazzi, quelli che hanno delle difficoltà vere, sempre aiutati poi, se c'è bisogno, dallo psicologo, dallo psicoterapeuta, insomma credo che questi sono i percorsi che vanno fatti sui ragazzi principalmente. Ancora più in là, noi abbiamo deciso, proprio in questo anno 2015, di fare 2 convenzioni. Abbiamo fatto 2 convenzioni, una con l'UEPE, che è l'Ufficio Esterno di Esecuzione Penale, e un'altra con l'USM, che è l'Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni, per la messa alla prova e per l'affidamento ai servizi sociali, che verranno fatti presso la nostra associazione, ma non come noi vediamo spesso le associazioni che si mettono a disposizione per seguire questi ragazzi, li fanno rispondere al telefono, li fanno fare le pulizie.
abbiamo due progetti, di cui uno molto importante, che praticamente va un po' nella linea del CD che lei diceva, attraverso un CD fare costruire ai ragazzi quello che è il loro territorio, la strada dalla quale vanno, dalla scuola a casa, o queste cose qua. Benissimo. Noi con questi ragazzi vogliamo realizzare questo tipo di progetto, sempre nell'ambito di questi 5.000 abitanti. Io parlo dal punto di vista territoriale, perché è questo che dobbiamo fare principalmente, lavorare territorialmente. E vogliamo che questi ragazzi facciano un lavoro particolare, vogliamo che chiediamo a questi ragazzi, con l'aiuto di un ingegnere che metterà, diciamo, su carta quelle che sono le loro idee, che dicano quello che è il territorio dal punto di vista della sicurezza, degli adeguamenti, quello che è e quello che non è, quello che dovrebbe essere, cosa manca, cosa ci vorrebbe, secondo la loro idea, proprio perché loro a monte sono causa di questo programma che devono seguire. È anche un certo modo per mettere in moto quella che è la loro responsabilità nei confronti di alcuni comportamenti, giusto? E questa è una cosa che vogliamo fare. Questo progetto, una volta terminato, una volta che questo ingegnere lo metterà nero su bianco, verrà presentato all'amministrazione comunale. Comunque, una volta lo faremo a Termigliatore, una volta lo faremo a Falcone, una volta a Barcellona, a Pozzo di Gotto. Faremo questi progetti in modo che i ragazzi vengano confrontati, proprio che si rendano conto di quelle che sono le carenze e che siano loro stessi a trovarne le soluzioni. Questo è un percorso che noi inizieremo nel mese di ottobre. È un percorso difficile, perché ci troveremo confrontati con ragazzi che, se ancora non hanno ucciso sulla strada, sono promettenti per poterlo fare. Ma è proprio questo il lavoro. Se noi vogliamo essere parte, che siamo parte del problema, se vogliamo essere parte della soluzione, dobbiamo avere il coraggio di fare anche questo lavoro. Per noi è importantissimo, noi lo faremo, speriamo di poterlo fare bene. Tutto qua. Queste sono solo mini conclusioni, cioè per raccordare le proposte che sono venute. È ovvio che ogni progetto parte dal territorio, si sperimenta sul territorio, ma qui noi ora abbiamo organizzato un movimento, e come movimento dobbiamo mettere in sinergia quelle che sono state le buone prassi, quello che ogni associazione può prendere dal movimento e quello che invece il movimento può prendere come ipotesi di programma, di progetto, e metterlo insieme. Cioè, adesso il movimento che cosa fa? Dimentica da dove proveniamo, ma pensa a dove andiamo, e tutto quello che è stato detto è positivo. Si ascolta, si registra, si mette, si incamera e si costruisce. Quando io prima mi sono permessa di dire, ma prima di tutti con umiltà, siamo noi, gruppo del movimento, che dobbiamo metterci insieme, formarci. Abbiamo uno psicologo che credo sarà disponibile a formarci su quelli che sono gli aspetti di determinati contenuti sui comportamenti. Perché un domani, quando noi andremo o in una scuola o nelle scuole guida, avremo anche noi acquisito una mini competenza per essere in grado di intervenire, di saper dire qualche cosa. Io credo che la prima fase sia proprio quella di mettere insieme queste risorse, vedere che gruppi di lavoro, preferisco chiamarli operativi, e dove tutti insieme in 3 mesi possiamo andare. Questo ora c'è, il tecnico ci vuole adesso, per un attimo al telefono. C'erano altri iscritti? No. Abbiamo dibattito. Fai te, dai, c'è da far sentire, possiamo aprire un attimo il dibattito e poi c'è l'inno e vai, vai, vieni. Non era programmato, però va bene, abbiamo un po' di tempo ancora. Posso, questo è acceso? È acceso, questo è acceso. Perfetto. Si sente, sì. Niente, il
intanto sono, mi presento, sono Susanna Loriga, la responsabile del Centro Europeo Sicurezza Autodifesa. Da tanti anni organizzo, a parte eventi di formativi per le forze di polizia, però quello di cui si parla oggi sono proprio gli interventi all'interno delle scuole. Da anni organizzo interventi all'interno delle scuole, partendo da elementari fino ad arrivare alle scuole superiori, insieme all'Associazione Internazionale della Polizia, alla Polizia Stradale, Polizia Locale, per parlare anche di sicurezza stradale, ovviamente costruendo dei percorsi differenti a seconda dell'età che ci troviamo di fronte, perché ovviamente gli interventi che si fanno con i bambini elementari sono sempre molto più pragmatici. Per esempio, nel caso di io arrivo da Sulmona, nella scuola elementare abbiamo costruito proprio dei percorsi per portare i bambini a riconoscere i segnali stradali, le regole dell'educazione stradale. I primi che si sono lamentati, sapete quali, chi sono stati, le persone che proprio si sono lamentate di questi percorsi? I genitori. Perché i bambini hanno iniziato a dire al genitore: papà, metti la cintura di sicurezza, se, altrimenti io non mi siedo. Papà, stai superando il limite di velocità. Papà, guarda che è giallo, non puoi passare. Allora i genitori ovviamente si sono lamentati, perché dice: mio figlio prima non mi diceva niente, adesso inizia a rompere. I primi ad essere educati sono i genitori, a dover essere educati. Clelia ha ricordato quello che è lo slogan della polizia stradale, che quello è meglio un figlio senza patente che una patente senza figlio. Noi abbiamo i genitori, perché lavorando a stato votato con la polizia sto seguendo ragazzi ai quali è stata ritirata la patente, e con genitori ai quali sono, che ho sensibilizzato anche rispetto a quello che è successo, ovviamente che si ritrovano a vivere inizialmente dal dramma, perché hanno il figlio al quale è stata ritirata la patente, un figlio che ha bevuto giusto un drink, questa polizia che non è possibile, ma lo fanno soltanto perché non hanno niente da fare, perché non... Poi, iniziando a ragionare con i genitori, si arriva al punto che mi dicono: però è stato un bene, è stato un bene, perché in questo periodo mio figlio, un ragazzo tutto che ha anche la macchina sotto sequestro, in questo periodo mio figlio ha capito tante cose. Ho seguito poi invece, purtroppo, uno degli ultimi casi, una ragazza che invece ha provocato la morte di un pedone, lei distrutta e ha trovato una situazione familiare dall'altra parte, perché è stato veramente un incidente in una strada per la quale noi stiamo protestando da tempo, perché è una strada poco illuminata e quando ci sono nelle condizioni meteorologiche avverse è una strada in cui veramente le strisce pedonali non si vedono. Io più volte in quel tratto, perché poi adesso vengo anche di questa esperienza, vado ancora più piano. Lei andava pianissimo, perché poi infatti sono stati in base ai rilievi è stato constatato che non c'era incidente però, insomma, e quindi abbiamo, insomma, è stato un altro, mi sono trovata a seguire sia le persone sia da una parte che dall'altra, sia familiari che hanno purtroppo perso i loro cari. Ma il punto che voglio far emergere, io ripeto, oggi sono felice d'essere qui, felice di partecipare, perché in queste occasioni bisogna partecipare. Io sono molto critica, Clelia, io sono, dico sempre, forse dall'accento si capisce che sono sarda, un carattere duro, diretto. E mi piacciono i fatti, non mi piacciono tante parole. Questo lo riferisco spesso anche quando prima parlavo con le mie colleghe, Maria, Anna, con le quali collaboro da tempo, e spesso si parla, quando parlo anche del contrasto alla violenza sulle donne, molte volte mi trovo tavoli di relatori che parole bellissime, aspetta che ascoltarli, complimenti, veramente, io molte volte faccio le battute, mi ha veramente entusiasmato quello che ha detto, ma dove la posso trovare? Oppure le persone sono qua davanti, dove la posso ritracciare? La mia assistente vedo, no, perché lei sta parlando di contrasto alla violenza. Se una donna chiede il suo sostegno, dovrebbe essere a disposizione. Di queste persone ne trovo mai una. Sono le stesse persone che fuori mi dicono: chi te lo fa fare? Ma chi stai seguendo quella donna che è moglie di un camorrista, che no, è pericoloso? Allora gli ho detto: allora tu non hai il diritto di stare su un tavolo dei relatori, che già è un tavolo che a me non piace, perché comunque, come ha detto prima il mio collega, professore, ci si pone già su un piano che quasi dobbiamo insegnare qualcosa. Non è così, perché quando si parla di sinergia è questo: ognuno ha qualcosa da dare all'altro,
ma le parole senza i fatti mi danno veramente rabbia, perché aiutare una vittima significa rischiare, significa anche questo, significa lottare, non è la vetrina, e si parla con entusiasmo sia che di fronte abbiamo 500 persone sia che ne abbiamo due, perché ogni vittima merita rispetto. Io dico sempre che sono contro le statistiche. Perché? Perché tutto si muove in base allo share. Anche una vittima merita rispetto. Non è solo una vittima. No, quella vittima merita rispetto. Invece ci si muove dietro le statistiche. Ci sono soltanto casi... Tutti meritano rispetto. Magari ci si muovesse. Morti al giorno non mi sembra che hanno provocato nessuno. Magari. È sempre solo, non le vittime, però anche una, due, tre, tutte meritano rispetto. Si parla tanto, non so, se stiamo qui perché siamo persone che non parlano, ma fanno i fatti, anche perché è una giornata così particolare, ci ritroviamo insieme a parlare di un argomento così importante, e perché nella pratica vogliamo fare qualcosa, e perché nella pratica andiamo nelle scuole. Io sono una vita che faccio incontri gratuiti, Nelle scuole, insieme alla polizia, insieme al... E poi magari mi vedo luminari che parlano alle conferenze, non li ho mai visti vicino, gli ho detto, ma tu dove stavi? Cioè, quando c'era quella persona che aveva bisogno, tu dove eri? Beh, è ovvio, magari in televisione, a fare delle belle relazioni, poi facciamo progetti. La progettualità, allora, prima il professore ci ha incantato con la mitologia, molte volte aiuta... Arriva la metafora, la mitologia, aiuta, ci fa arrivare subito il messaggio. E a me è venuto in mente un altro mito adesso mentre lui parlava, che è il mito di Procuste. Procuste era un gigante, la mitologia, come conoscerete, che sdraiava i passanti dalla strada che andava da Megana ad Atene, su quella era una roccia sulla quale sdraiava ai passanti allungava le gambe nel caso le avessero troppo corte, o le tagliava nel caso le avessero troppo lunghe. Ecco, io detesto quella che è la logica procustea, perché noi dobbiamo sempre adattare anche i progetti alla nostra realtà e al nostro contesto territoriale. Quindi, senza guardare troppo il passato, vedere adesso, da questo momento in avanti, che sta succedendo, perché i casi sono aumentati, perché non in questo momento stanno succedendo alcune cose, e perché alcuni ragazzi... sono venuti fuori tanti giochi, perché spesso lo simbolo realtà virtuale, il virtuale sta sostituendo il reale, giochi in cui si vince in base alle vittime che si riesce comunque ad accumulare, quindi non è una cosa che è un elemento da poco, perché molte volte nelle scuole, quando si parla di situazioni, quando si parla di vittimologia, c'è proprio la mancanza di empatia. E allora io dico, tutti questi nostri progetti devono avere un substrato che è importante, quello dell'intelligenza emotiva, la sensibilizzazione. Noi in alcune scuole, nelle scuole superiori, è vero che sono messaggi cruenti, ma i filmati sono duri, ma rimangono impressi. E allora molte volte diciamo ai genitori, è meglio che vedano queste immagini e quindi capiscano quello che possono provocare nel momento in cui non mettono la cintura, l'assurdità di... Quando io molte persone dico, ma tu pensi di essere stato furbo, quando di essere furbo nel momento in cui indossi la cintura perché vedi la polizia stradale, mio marito dalla polizia stradale, pensi di essere furbo? Guarda che tu la cintura devi mettere per te stesso, non per la stradale. Io da quando faccio i corsi insieme alla polizia stradale, e ho visto certe immagini, perché ti rimangono impresse, io meccanicamente appena non riesco a guidare, perché la cosa che ti insegnano è, molte volte mi dicono, ma sono pochi metri, ma l'incidente può capitare anche dopo aver percorso un metro, pochi, sotto casa, non è la questione dei chilometri. Quindi per concludere dico, è lavorare insieme, dove ognuno a fare squadra, in cui adesso ho presentato il Centro Europeo, però per presentarmi, però sono un pezzo di un puzzle, perché da solo non si va a nessuna parte. Clelia prima ha detto spesso facciamo gruppo, perché nel momento in cui nasce un movimento e si fa gruppo, noi non siamo nessuno da soli, quindi ci presentiamo per conoscerci, però ci mettiamo insieme, ognuno porta una propria realtà, però cercando di costruire qualcosa insieme.
Il gruppo nasce se c'è rispetto, perché molte volte si parla di dobbiamo cercare il rispetto per gli altri, dobbiamo insegnare il rispetto, e poi tra colleghi non ci si rispetta, perché uno vuole lo spazio, perché l'altro vuole la visibilità, la competizione stupida. Qua non esiste competizione, qua significa che ognuno di noi si deve muovere perché nel proprio, come è stato detto prima, nel proprio giardino, perché l'educazione inizia dentro la propria famiglia, perché quei genitori che fanno l'applauso magari quando facevano i percorsi sono gli stessi che si raccomandano, perché lavorando con la polizia, si raccomandano per far riavere la patente al figlio. Si raccomanda, addirittura qualcuno ha detto no, ma non guidava lui, no, per cercare di proteggere il figlio quando in quel momento deve essere il genitore. Quando quel poliziotto gli ha detto, appunto questa frase viene ripetuta spesso, ma scusi un attimo, ma lei dovrebbe ringraziarci, perché invece si scagliano. Mio marito è uno di quelli che, stando alla stradale, molte volte si trova i genitori che si lamentano perché magari hanno per il fatto che dice vabbè, ma che fa se non aveva la cintura, che fa se ha bevuto un bicchierino. Ah, un'altra cosa che concludo, perché una brutta è nata anche una barzelletta su questo fatto, però purtroppo qualcuno è una tecnica che ha adottato terribile per aggirare l'ostacolo del... No, per aggirare, a parte dei punti, per aggirare l'ostacolo anche del controllo dell'etilometro. Ma è reale, questo non è perché poi è stata creata una barzelletta. Quando si va alle feste, si ha magari con sé anche un bambino, si fa bere qualcosa anche al bambino. Perché, e questo è successo realmente, controllo della polizia stradale, etilometro al guidatore, risulta positivo. E Tilo dice, ma come è positivo? Ma io non ho bevuto niente, guardi, risulta positivo. E Tilometro dice, allora proviamo anche per mia moglie, vediamo un po' se è anche positivo. Massima, ma allora è rotto. Ci manca solo che abbia bevuto mia figlia di 7 anni, positivo. Allora, questa sembra una barzelletta, in realtà reale, perché veramente dove la gente si inventa di tutto per poter aggirare quella che è la giustizia, la legalità. E allora sono stufa, perché spesso si parla di legalità e giustizia quando poi nel piccolo la persona che cerca in tutti i modi di aggirare questo ostacolo. Quindi dentro le famiglie insegnare questi messaggi, e soprattutto non spaventarci di lavorare appunto sull'intelligenza emotiva, e anche di presentare alcune volte immagini, ovviamente adattando all'età, che possono sembrare magari cruente, ma rimangono impresse. La sensibilizzazione deve continuare. E non è il fatto soltanto del bere, perché non è soltanto l'alcol che provoca gli incidenti, non è soltanto l'alcol, ci sono tante altre motivazioni. E quindi non sensibilizzare, non stancarci, cercare di fare un progetto che possa essere un qualcosa di, che possa avere anche qualcosa di innovativo all'interno, che si basi però soprattutto sull'unione di realtà differenti e soprattutto sul rispetto dei partecipanti e sull'importanza della partecipazione. Adesso perché non è soltanto non è importante soltanto la firma, è importante esserci, è importante conoscerci, è importante confrontarci e scontrarci, perché non è detto che tutti siamo d'accordo. Io sono ammirata da questa coppia di genitori, perché io li guardavo da prima. Hanno fatto tanti chilometri per essere qui presenti, allora noi dovremmo soltanto inchinarci di fronte a loro, perché e vergognarci di fronte a chi non è presente. Io sono, mi dispiace, sono, perché forse sono un po' polemica, però il merito è loro. Io sono felice, io anche se ci fossero stati solo loro due, io sarei stata felice ad essere qui oggi. Grazie. Preso appunti, poi nel pomeriggio elaboriamo tutto quello che avete detto, io carta penna, no, perché siamo tutti in sintonia, sono spunti di riflessione, e oltre al professore abbiamo l'altra professoressa che ci formerà, perché conto è due, no? E due l'abbiamo trovati proprio per quelle finalità di conoscere, comunicare, relazionare, confliggere, ma in crescita, no? E poi lo spirito critico, se Dio vuole, è un dono.
abbiamo l'inno alla presentazione, sì, dell'inno. Vediamo perché qua si è spento proprio. Già, Alfredo, ce li spingi con le luci, perché quando deve fare il tecnico serio si impappina. No, di solito è bravissimo, ma dille te, okay, la conosci, allora, meglio, ecco, dimmi com'è successo il tutto, raccontalo te, vieni. Io sono anche una modesta, sa più di tanto un paio. No, aspetta, devi. Aspetta, devo. Eccolo qua, dai, anche... Allora. Aspetta, devi dire... Sì, aspetta, sì, 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 sì. Okay. Allora, poi no, no, beh, prima parla e poi lo sentiamo, dai. No, sì, certo, allora... Quando fui contattato da Clelia per aprire questo confronto, quindi per questa iniziativa bellissima, mi venne subito un lampo di un genio, pensiero. Eh? Un lampo di genio. No, no, no. Proprio per cercare un attimino di dare anche un significato più forte a questo movimento, dandogli una musica, un inno. E allora contattai Simonetta Spiri, che se non vado errato, 2 anni fa era la vice finalista, qualcosa del genere, semifinalista di Amici, ragazza in gamba che sa il fatto suo in fatto di musica e canzoni, e gli chiesi se aveva per caso un testo che poteva in qualche modo avvicinarsi alle nostre, diciamo, realtà. E mi inviò una musica. Questa musica poi l'ho fatta sentire a Cleria e a Claudio, e devo dire che è stato un lampo proprio immediato, una risposta con un sì, la vogliamo come inno. Io l'ho apprezzata tanto e l'ho ascoltata diverse volte, questa musica, in questi ultimi giorni almeno. Poi una sera stavo a Sulmona insieme alla dottoressa Loriga, stavo insieme a Susanna a Sulmona, e gli accennai di questa cosa, e subito mia mamma Ornella, e gli abbiamo dato questa notizia. Perché questa notizia? Perché questa canzone richiama un attimino un po', diciamo, quello che è stata l'esistenza di una bimba, la figlia di Ornella. Felicissima lei, ma felicissima anche noi, e questo è secondo me un bellissimo segno, perché da quel momento, dalla prima volta che io ho sentito Simonetta Spiri, sono state tantissime combinazioni, una dietro l'altra, che potevano in qualche modo essere riconducibili a un unico pensiero, alla ragazza Giovanna, se non vado errato, vero? Che nella musica si chiama Kiri, viene chiamata Kiri perché gli piaceva essere chiamata così, se non vado errato. Io vi invito un attimino ad ascoltarla, poi magari la mamma, se ci vuole dare le due parole, sarà veramente un piacere. Ma che cazzo hai fatto? Fermati. Hai bevuto di nuovo? Cazzo, ma lo sapevi che dovevi portarmi? Ma che cazzo vuoi? Non sei mica mia madre. Poi neppure lei può dirmi più che cazzo devo fare. Ferma sta cazzo di macchina e tu. Ma che scende. Cazzo fai? Fermati. Fermati. Frena, deficiente, frena. Check even there.
Buonasera a tutti. Devo dire che sono parecchio emozionata. Ogni volta che sento questa canzone mi emoziona molto e tra l'altro oggi ancora di più perché si parla di un argomento, appunto, morti sulla strada, e Giovanna è morta per un altro motivo, che a 12 anni per un'emorragia cerebrale, per cui una morte improvvisa, un fulmine a ciel sereno, come capita anche quando si muore in strada, all'improvviso, così. Certo non c'è nessuno a cui dare la colpa, tantomeno a Dio, perché ho sempre ringraziato il Signore per avercela donata, per come era e per le cose che diceva, che faceva, anche essendo una bambina molto, molto piccola. Mi sono ricordata oggi di un particolare di Giovanna, perché un'estate, mentre andavamo alla Maddalena per passare le vacanze, io probabilmente stavo correndo un po' in macchina e lì ad un certo punto si è girata e mi ha detto: mamma, non correre. Ecco, a me a volte capita spesso che qua, quando sono in fretta o che magari, ecco, sono in macchina e corro un pochino di più, mi proprio tornano in mente queste parole sue, per cui subito, ecco, cerco di andare un pochino più piano, perché lei, tra l'altro, io quel giorno me la ricordo quasi triste da questa cosa, cioè d'altra parte io ero anche in una strada abbastanza sicura in quel momento, non, però come quasi, ecco, avvisandomi di un qualcosa che poteva succedere. Lei era molto piccola. Tra l'altro c'è un altro particolare. È stato presentato il secondo libro, che è stato scritto per Giovanna, in Aula Magna lì a Sassari, e io avevo portato un quadro che è stato fatto da un pittore molto, molto bravo di Sassari, un ritratto di Giovanna, e lo misi su un tavolo appoggiato lì, per cui è rimasto tutta la sera della presentazione del libro. E poi ad ultimo, quando ci stavamo salutando tutti per andare via, ad un certo punto cade questo quadro e si rompe il vetro, proprio fatto un botto enorme, proprio ci sono tutti quanti spaventati. E molti che erano rimasti lì erano proprio spaventati, il quadro. Io, cioè, ho detto: no, non preoccupatevi, l'importante è che non si sia fatto niente, ecco, non si sia fatta niente alla tela, poi il vetro si ricompra, no, non c'è problema, si rimette. Dopo neanche qualche minuto dopo, la nipote di mia cognata riceve una telefonata dal ragazzo, che a sua volta aveva ricevuto anche lui una telefonata in cui gli diceva che la cugina era stata investita ed era in sala di rianimazione, e questa ragazza è stata investita proprio davanti a casa mia, proprio in quel momento. Per cui io ho pensato: ma come mai questa cosa? Cioè, perché è successo questo? Cioè, si è rotto il quadro subito dopo questa telefonata. Che cosa c'è, ecco, che collega una cosa all'altra? Poi quando mi ha telefonato Clelia, intanto che ringrazio tanto e ringrazio anche Giancarlo, perché veramente per me oggi è un grande piacere essere qui, gli ho detto: ma c'è qualcosa, probabilmente ancora non ho capito, probabilmente lo capirò più avanti il perché, perché lei sta già aiutando tante tante persone. E come diceva lei, io andrò in cielo per aiutare i bisognosi e gli ammalati. Io ricevo mail da tutto il mondo, dove lei è presente, dove ci sono gruppi di preghiera. Avrete capito che comunque l'aiuto più grande l'ho avuto da Dio, perché a volte ho pensato anche, se non fosse andata via per un'emorragia o per mano di qualcuno, non so, perché ogni caso, insomma, è a sé. Però la mia fede è grande, ecco, mi ha fatto capire che quando arriva un momento per tutti,
che sia per una malattia, che sia per un qualsiasi altra cosa, ecco, pensare perché era lì, perché non era là, perché adesso, perché poi, non lo so, questa è una mia cosa personale, ecco, poi ognuno, perché insomma io penso anche l'automobilista che comunque si mette in macchina, non penso che vada a pensare che comunque, ecco, di fare del male a qualcuno, lo fa perché probabilmente non si rende conto, perché magari non ha la coscienza in quel momento di pensarci prima, o non ha la responsabilità di pensarci prima. Poi è giusto fare questo lavoro, perché comunque, come diceva Clelia, la scuola può fare molto, insegnare, ecco, però se non c'è la continuità con la famiglia è un lavoro fatto a metà, perché anche la famiglia deve dare un grande esempio, perché dove magari i genitori appunto corrono oppure in macchina vanno veloci, cioè è inutile che si faccia, ecco, un discorso di questo genere, perché come diceva anche Giovanna, io a 7 anni posso insegnare tante cose e anche insegnare la pace nel mondo se solo do l'esempio, e aveva 7 anni, eppure, cioè, è importante dare l'esempio, ecco, perché da lì i bambini, ecco, vedono già all'interno della famiglia. Io veramente non ho, solitamente quando faccio le testimonianze le faccio in un ambiente più ecclesiale, dove, all'interno degli oratori, con sacerdoti, ragazzi, che, ecco, oggi mi trovo un pochino a disagio, perché già lì l'ambiente è un ambiente dove tutti hanno, diciamo, una spiritualità, ecco, non, a volte mi posso trovare con persone che magari non credono, persone che magari hanno un'idea diversa. Ognuno la vive come, ecco, come dentro, come ritiene opportuno, per come è. Io posso dire che ho avuto un grosso aiuto, soprattutto dal Signore. E se non ci fosse stato lui, veramente non so dove sarei stata in questo momento, probabilmente non qui, perché la morte di un figlio, in qualsiasi modo succede, è un dolore troppo forte, troppo grande, è una perdita troppo dolorosa. Però ecco, se poi si capisce anche il dono grande che si è ricevuto e si va a ripercorrere la vita delle persone che ci hanno lasciato, ci rendiamo conto che ci hanno lasciato una grande ricchezza, una grande eredità, perché sono persone speciali, perché poi ti rendi conto dalle cose che dicevano e che facevano che effettivamente c'era qualcosa di molto grande e che forse avevano già compiuto, ecco, il loro percorso. Ma a noi rimane quel ricordo e soprattutto dare testimonianza, qualsiasi genere, chi testimonia facendo del bene e operando per il bene, e chi vive nella fede, chi, ognuno insomma, però sempre cooperando nel bene, che è la cosa più importante secondo me. Io finisco qui, non vi voglio veramente, non mi voglio dilungare, perché di fronte a dei genitori che hanno perso dei figli, io sono con voi. Grazie. Grazie. Facciamo il tavolo più bello. Allora, ecco, puliamo il tavolo perché siamo arrivati al momento delle firme, quindi.